buongiorno e ben ritrovati all'Aria che tira. Signori miei, ieri abbiamo avuto segnali concreti di ritorno alla normalità. Dopo mesi di dirette Facebook, conferenze stampa solenni nel cortile di Palazzo Chigi, il Premier Conte è sceso in piazza come ai vecchi tempi. Ha detto tre cose molto importanti ai cronisti. Non ho un partito, parlerò serenamente con i PM di Bergamo e infine mi stupisce che l'opposizione diserti gli stati generali. Insomma, prima avremo tempo di capire, di verificare nei prossimi giorni a che fare con la politica dei prossimi mesi, però le altre due ci parlano dell'Italia di questi giorni, di queste ore. Domani Conte dovrà incontrare i leader dell'opposizione e invece incontrerà i PM di Bergamo. In questo strano cortocircuito c'è molto di quello che non va nel nostro paese. C'è l'eterna vocazione al dividersi per fazioni, ma anche la perenne tentazione di risolvere tutto in tribunale. È evidente che ad Alzano e a Nembro è stato commesso un errore, anzi molti errori, ma non sono sicura che ci siano stati altrettanti reati. I giudici valuteranno, ma la politica non può sempre delegare ai giudici, anche perché oggi è facile dire che in quei giorni di marzo abbiamo sbagliato. All'epoca era più complicato capire quale fosse la cosa giusta da fare. Giudicare il passato, per quanto recente, con le categorie del presente, è sempre un'operazione rischiosa, molto rischiosa. Si parte carichi di buone intenzioni e si finisce cancellando via col vento, abbattendo le statue di Cristoforo Colombo e persino Indro Montanelli. Sigla. Aspettiamo di capire che cosa dovremmo andare a fare, come, quando, in compagnia di chi, perché. Gli stati generali rappresentano l'occasione per rilanciare il paese. Ho ricevuto un messaggino in cui... Da Conte? Sì, ieri. Villa Panfili. Noi non partecipiamo a passerelle nelle ville. E la sede istituzionale di alta rappresentanza della Presidenza del Consiglio. Dovrebbe di diverso essere diverso in una villa rispetto al Parlamento. Serve un confronto a tutto campo, a partire dalle forze politiche presenti in Parlamento. Se avessimo potuto avere il piano prima e magari tradurre questo piano in risorse ed azioni concrete, forse non avremmo perso altri mesi. Un po' tutto al contrario, siamo molto amareggiati. Mi sembra doveroso anche omaggiare il lavoro che hanno fatto i componenti della Commissione Colao. Evidentemente è aria fritta. Abbiamo bisogno di risorse subito, abbiamo bisogno di dare risposte ai lavoratori. Hanno concluso la loro legislatura, punto. A mia insaputa, non ho un partito. Allora, eccoci qua. È stata una giornata interessante quella di ieri sotto molti punti di vista. Ne parliamo questa mattina con Marco da Milano, direttore dell'Espresso. Ciao Marco, ben trovato, benvenuto. Buongiorno Mirta, grazie. Buongiorno. Dimmi una cosa, come la vedi questa cosa che la magistratura entra a gamba tesa in questa situazione così complicata, convocando il Premier Conte, alcuni ministri, per capire la storia delle zone rossa lombarda? Che idea ti sei fatto? Era abbastanza evidente che l'uscita dall'emergenza avrebbe comportato anche l'inizio delle inchieste. Penso in particolare al comitato dei parenti delle vittime che si è costituito qualche giorno fa. Oggi li abbiamo collegati ieri e devo dirti che le storie sono impressionanti, veramente. Esatto, impressionanti. Stavo a quelle immagini, no? Con le foto dei loro cari, in mano avevano dei documenti, delle foto. Purtroppo è un'immagine dolorosa che abbiamo visto in tante altre situazioni molto diverse tra di loro, hanno tutte una storia. Penso ai parenti delle vittime della strage di Viareggio, del treno, piuttosto che ad alcuni terremoti che hanno lasciato un carico di inchieste. Quindi da un lato e prima di tutto c'è il dolore di queste persone. Poi c'è un tema tutto politico su cui invece condivido, non è una questione su cui può far chiarezza una procura.
il tema chi decide è stato fondamentale, quindi in questo caso parliamo di chi doveva decidere sulla chiusura delle zone di Alzano Lombardo e di Nembro, la regione Lombardia o il governo nazionale. Per settimane su questo c'è stato uno scontro sotterraneo che non emergeva, anche per un senso di responsabilità, fammelo dire, anche nostro, anche della nostra categoria. Quando nella notte, dubbio, io sono d'accordissimo sabato, con la domenica 7-8 marzo, ci sono stati 6 ore e mezzo di blackout comunicativo informativo tra la diffusione della bozza del decreto che chiudeva la Lombardia e 14 province e l'apparizione del Premier Conte nella sala di Palazzo Chigi alle 2:30 del mattino. Ecco, lì è successo di tutto, ma a noi interessava soprattutto capire cosa sarebbe successo ai cittadini piuttosto che raccontare uno scontro politico. Oggi dobbiamo invece fare un passaggio all'indietro e anche noi dobbiamo andare a quelle ore e capire cosa è successo. Quello che dice Marco è assolutamente vero. Noi abbiamo scelto tutti di avere un senso di responsabilità diverso, maggiore in quei mesi. Va capito quello che è accaduto. C'è un grande scontro Stato-Regioni, lo sentiamo sotto traccia. Non sono convinta che appunto il luogo giusto per dirimerlo sia un'aula di tribunale, cosa che troppo spesso in Italia viene usata, diciamo, come alternativa invece a una seria analisi politica di quello che accade. Sentire anche su questo di Stefano Zurlo, firma del giornale. Ciao Stefano, ben trovato, benvenuto. Insomma, tra buongiorno, la Lombardia e il governo centrale buongiorno. Volano gli stracci, questo è sicuro. E appunto mi pare che ancora una volta venga demandata ai giudici la questione. Sicuramente c'è questa idea del demandare ai giudici, ma noi siamo abituati purtroppo da 20 anni, da 25 anni a riscrivere sempre la storia in una chiave giudiziaria. Non si fa in tempo a finire una vicenda che già comincia la rilettura giudiziaria, le carte, i verbali. In questo caso non ci sono, almeno al momento, intercettazioni, ma insomma, e poi ci sono, come diceva il direttore da Milano, ci sono anche naturalmente però tutti gli esposti delle famiglie, dei medici, degli infermieri che comunque fanno pressione e che colgono un aspetto della questione. È chiaro che c'è un tema sotto che è politico. Faccio anche notare che da circa almeno un mese, e mi tengo basso, c'è, e lo sappiamo, un attacco forsennato politico, mediatico, ma anche giudiziario, che parte da alcune suggestioni come la vicenda della Baggina, del Pio Albergo Trivulzio in cui cominciò Mani Pulite, oggi, e quindi in qualche modo si è puntato i riflettori in direzione della Giunta Fontana. Oggi sul tuo giornale Gallera rilancia l'accusa di sciacalli antilombardi e naturalmente, insomma, è ovvio che c'è anche una forma di strumentalizzazione in alcune parole. Dopodiché io devo dirti che dopo aver ascoltato ieri quelle persone davanti al Tribunale di Bergamo, insomma, quelle sono persone che hanno veramente sofferto qualcosa di indicibile, non soltanto la morte dei vicari, ma quel tipo di morte nell'incapacità di capire. Infatti bisogna distinguere nettamente, anche secondo me il dolore viene prima di tutto, la comprensione di quello che hanno sofferto le persone viene prima di tutto, Gallera faccia le sue valutazioni, ognuno fa le sue poi. Allora, rimane però questo tema di fondo, io dico solo una cosa, che è molto interessante, quanto ha sempre detto Cassese, il professor Cassese, quindi un giudice emerito della Corte Costituzionale, il quale dice attenzione che il tema della pandemia non è la questione della sanità, come siamo abituati a dire in chiave regionale. L'articolo 117, lettera Q della Costituzione, ci dice che il tema della pandemia deve essere affrontato centrale, da Roma e dal governo centrale, costituzionale alla mano. Questo è un punto, secondo corretta, me, molto importante per ragionare. E Cassese l'ha detto più volte anche qui da noi. Però io devo arrivare alla politica adesso. È arrivato a trovarci Michele Emiliano, come sapete è il governatore della Puglia, della bellissima Puglia. La stiamo raccontando molto in questi giorni la sua Puglia e mi manca sempre di più, è meravigliosa. Detto questo, Emiliano, lei fa il governatore, quindi lei sa benissimo cosa può fare, cosa è stato in grado di fare durante questa pandemia. Ecco, la zona rossa, lei cosa avrebbe fatto?
Porto al posto di Fontana, poteva la regione muoversi da sola? Insomma, glielo chiedo proprio da protagonista di questa vicenda. Ma dal punto di vista giuridico, sì, il punto qual è? Però che determinare rispetto ad un evento pandemico un nesso di causalità in termini di, diciamo così, obbligo di impedire l'evento è un'operazione dal punto di vista giuridico enorme, molto complessa, perché non esistono delle linee guida per prevenire le pandemie, non esistono dei manuali per prevenire eventi di questa portata, e tutti ci siamo approcciati, da Fontana a Musumeci, a me, agli altri governatori, ci siamo approcciati sulla base di informazioni, almeno all'inizio, molto confuse. Confuse, non c'è dubbio. E quindi ci vuole una cautela enorme da parte delle procure ad immaginare di poter entrare in questa vicenda ex post, stabilendo questo nesso di causalità tra la condotta di un'amministrazione regionale e gli eventi delittuosi. Scusi Emiliano, che si sono registrati. Su questo sono d'accordissimo, ho detto all'inizio, il segno di poi è molto più facile, però mi è appena arrivata in mano un'agenzia del suo collega Bonaccini che dice la zona rossa medicina del bolognese l'abbiamo presa di notte. È stata la decisione più difficile della mia vita politica. Abbiamo informato il governo che ci ha consentito di poterla fare. Come a dire, insomma, poi alla fine c'era un momento in cui si poteva e si doveva decidere, o no? Io le ho detto, il potere di determinare le zone rosse lo avevamo. Stabilire se bisognava farlo oppure no, in termini di nesso di causalità, qui stiamo parlando di diritto, non stiamo parlando di politica. Di nesso di causalità è un'operazione molto più complessa che va gestita con enorme cautela da parte dei magistrati, perché bisognerebbe concepire un obbligo di impedire l'evento, questo tecnicamente si dice. Allora, l'obbligo di impedire un evento pandemico attraverso una zona rossa viene determinato da quale situazione di fatto determina questo obbligo, no, e non era facile. È molto chiaro, quindi lei mi dice c'è un tema politico ovviamente difficilissimo, quello giuridico effettivamente è molto aleatorio. Maurizio Gasparri, ben trovato, benvenuto. Però c'è un tema. Forza Italia, buongiorno, lo conoscete buongiorno. Molto bene tutti. Gasparri, io con lei devo parlare anche degli stati generali, perché mi deve spiegare perché avete deciso di non andare, perché Villa Pamphilj la considerate una sede poco istituzionale, troppo uno show, avete detto, però insomma mi dica anche la sua su questa vicenda, perché mi interessa molto. Guardi, io le racconto un episodio che è capitato a me per dire come sono le regole complicate. Una sera, durante la fase critica, nel mese di marzo, non ricordo adesso la data esatta, mi telefona il ministro dell'Interno, quindi le cito dei fatti con persone che, insomma, non citerei se non fossero fatti riscontrabili. La Morgese mi chiama, mi dice, guarda, abbiamo un problema, perché c'erano delle persone in Calabria che erano residenti in Sicilia e il presidente Musumeci, in quel momento di chiusura massima, si ricorda che a un certo punto Musumeci disse non entra nessuno in Sicilia, se lo ricorderà, perché c'era la preoccupazione della fase dell'epidemia. Queste persone erano residenti in Sicilia e avevano diritto a tornare, però ovviamente stavano dall'altro lato dello stretto e il ministro aveva difficoltà a convincere il presidente Musumeci, dall'altro lato c'era il presidente Santelli, poiché sono dell'area politica del centrodestra, io conosco il ministro dell'Interno e sono una persona, insomma, che ha una sua responsabilità nel contesto politico, al di là dei ruoli di opposizione, non ho incarichi di governo, mi chiese di intervenire, io intervenni, parlai col presidente Musumeci, con la presidente Santelli e si trovò una soluzione di transito. Allora vuol dire che in alcuni momenti il manuale non c'è, come dicono certo. Molti, e anche i rapporti, le relazioni. Le cito un caso che io mi ero meravigliato, disse al ministro dell'Interno, ma dice no, guarda, tu forse lo puoi convincere per i rapporti personali, il buonsenso. E risolvemmo un caso. Sulle zone rosse si discuterà a lungo di questo potere, però io ho visto quello che lei anche ha visto l'altro giorno, il procuratore di Bergamo che sta svolgendo questa indagine ha detto in un'intervista, qualcuno l'ha criticato, però quando le interviste sono fatte a carico di esponenti del centrodestra non vengono criticati, che secondo lei è il governo che doveva assumere delle decisioni. Sono successe situazioni diverse, o nel Lazio, noi abbiamo avuto alcuni sindaci di centrodestra, a Campagnano ci fu un'emergenza per una RSA in un piccolo comune della provincia di Roma, abbastanza celebre ma piccolo, il sindaco gli dovettero far fare, gli imposero una zona rossa. Quindi io credo che sia giusto fare gli accertamenti del caso,
però tenendo conto che forse per l'emergenza vadano stilate nei momenti di non emergenza delle regole più precise. Concludo dicendoci, sono d'accordo con lei, intensiva. Prepariamoci. Allora, i posti in terapia intensiva, adesso si dice, ma a Milano o ad Ancona non è, mi fa finire, si dice a Milano o ad Ancona non è ricoverato più nessuno in terapia intensiva, meno male, i posti in terapia intensiva si fanno per l'emergenza, io qui nel mio ufficio ho gli estintori, ma mi auguro di non usarli sono mai, d'accordo con che lei. Faccio, li butto via gli estintori? Allora, scusatemi, volevo sentire Conte ieri davanti a Palazzo Chigi. Cosa ha detto di questa questione? Poi così ci torniamo con i nostri ospiti. Sentiamolo. Non sono affatto preoccupato. Non è un atteggiamento di arroganza, non è un atteggiamento di sicumera. Non commento le parole del procuratore che le ha citato, che sono state anticipate alla RAI. Ci confronteremo venerdì. Riferirò tutti i fatti di cui sono a conoscenza. Piena serenità. Allora, scusate, stiamoci un attimo a Palazzo Chigi, che vedo Ludovica Ciriello che mi deve dire una cosa. Ludovica, eccoti qua. Dove sei? Ti sei riparata, giustamente, sì, perché piove. Che questa mattina mi sono riparata perché, esatto, piove sull'organizzazione degli stati generali. Chissà se è il tempo di risparmiare a Villa Panfili nel weekend, però questo è l'ultimo giorno di preparativi per il presidente Conte, che dopo aver incontrato tutti i ministri è arrivato ora a parlare direttamente con i capigruppi dei partiti. Gli incontri si sono stati slittati, dovevano iniziare alle 9 con Italia Viva, in realtà sono iniziati alle 10, ma continua l'incontro con Italia Viva, con Boschi, Faraone, Rosato. Sappiamo che Maria Elena Boschi questa mattina ha dichiarato potevamo essere coinvolti di più, però non è il momento delle polemiche, è il momento di essere concreti, quindi immagino sia, cioè, si parla, quindi sono dentro da oltre un'ora, contributo, ho capito Italia bene Viva. Sono dentro, esatto, sono dentro da oltre un'ora, peraltro ti dico che ho già visto passare gli esponenti del Movimento 5 Stelle che dovevano essere ricevuti da Conte dopo esattamente un'ora, che a questo punto invece staranno aspettando che si concluda l'incontro con Italia Viva, mentre alle 13.30 sarà il momento del Partito Democratico. L'opposizione ha fatto sapere che conferma la decisione di non voler partecipare ai stati generali, però Tajani ha detto anche se Conte ci convocherà a Palazzo Chigi oggi potrà ascoltare la nostra posizione e tenerne eventualmente conto durante gli incontri a Villa Panfili degli Stati Generali. Quindi aspettiamo di capire anche questo. Per il momento le opposizioni sono riunite nel Palazzo della Lega di fronte al Senato per parlare dell'altro tema all'ordine del giorno, che è quello dell'Election Day. Anche su questo tema arriverà una risposta tra oggi e domani. Per il momento le opposizioni fanno ostruzionismo in aula perché vorrebbero una data diversa dal 20 settembre, che è quella voluta dalla maggioranza. E quindi queste sono i due temi, diciamo, che l'idea di richiudere le scuole a settembre, insomma, a me nel mio piccolo, con un po' di buon senso, non mi sembra una grande idea. Ludovica, fermati un attimo perché voglio andare anche a Milano, perché c'ho anche Milluzzi che mi chiede la linea. Andrea, raccontaci dove sei e cosa sta accadendo. Mirta, buongiorno, perdonami per la voce bassa, ma stiamo seguendo la conferenza stampa dell'ATS, dell'azienda sanitaria di Milano, che per la prima volta all'inizio dell'epidemia sta dando i numeri ufficiali delle morti nelle RSA. Sappiamo che stavate parlando anche voi, è un tema caldissimo, anche su questo ci sono inchieste in corso. Ebbene, ti do subito i numeri, che sono oggettivamente pazzeschi, li ha appena comunicati il direttore Bergamaschi. Nei primi 4 mesi di quest'anno, quindi da gennaio ad aprile, sono morte 5.500 persone in più delle medie degli anni scorsi, quindi un incremento di 5.500 persone, di cui quasi la metà, il 46%, sono morti nelle case di cura, nelle RSA, il che significa che il 22% dei pazienti delle RSA in questi 4 mesi purtroppo è morto, cioè quasi 1 su 4 dei pazienti RSA ha perso la vita nell'epidemia coronavirus. Un dato che ha detto Bergamaschi è circa 2-3 volte quello che è stato negli anni scorsi, quindi sono numeri pazzeschi, stanno ancora continuando a darli, anche parleranno poi dopo dei casi che abbiamo seguito anche noi, su cui sta indagando la procura, quindi della mancanza di mascherine per gli operatori sanitari e per i pazienti, della mancata chiusura, della famosa direttiva della giunta lombarda dell'8 marzo, quindi anche questo è un tema molto caldo. Prendi nota, aggiornami, sono tutti temi molto delicati e molto importanti, come vedete piano piano i nodi vengono al pettine, nel senso che
per molto tempo, come diceva all'inizio Marco da Milano, abbiamo provato tanto a capire cosa andava fatto, adesso piano piano vengono fatte le analisi, ci sono tante cose che non hanno funzionato. Tra l'altro mi è appena arrivato un tweet di Giorgio Gori che dice: leggo che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid, non si sa però dove, in quale provincia, perché la regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti più di quelli ufficiali, hanno secretato i dati per provincia. Risponde subito la regione Lombardia dicendo: quanto scrive il sindaco di Bergamo Giorgio Gori non corrisponde al vero ed è privo di qualsiasi fondamento. La diffusione dei dati relativi al coronavirus da parte della regione Lombardia non è cambiata e continua ad essere la stessa. Sostenere per alimentare la polemica politica che la regione segreti i dati non fa onore a chi rappresenta le istituzioni. Insomma, ho la sensazione che la grande tregua, diciamo, per il coronavirus sia completamente interrotta, caro il mio Marco. No, volevo aggiungere su questo punto che ieri abbiamo pubblicato sull'Espresso, sul sito dell'Espresso, Floriana Buffon ha pubblicato un documento molto interessante, cioè il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri, conosciamo benissimo, è stato ospite numerose volte da voi e in altre trasmissioni, ha scritto al comitato tecnico scientifico accusandoli in sostanza di aver segretato dei verbali, li accusati di scarsa trasparenza, e stiamo parlando del vice ministro della salute. Il comitato tecnico scientifico ha dato una risposta piuttosto stizzita. Stiamo parlando dei verbali sempre dei giorni che precedono quell'anticipo di lockdown che fu, esatto, la notte tra il 7 e l'8 marzo, anche perché Mirta in quella settimana è stata una settimana, quei dati che sono stati appena letti sono drammatici, davvero ci riportano al cuore della questione, ma quella settimana è stata davvero una settimana spartiacque, perché è stata la settimana in cui sembrava che in fondo la pandemia non fosse così drammatica, sembrava che l'epidemia fosse sotto controllo. Era la settimana in cui si diceva non esageriamo, non esageriamo. A Milano, non c'è dubbio. Voglio ricordare i messaggi tranquillizzanti che hanno dato sia il sindaco Sala che il sindaco Gori, che il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. È stata una settimana in cui nell'ansia di comunicare un messaggio ottimistico, ecco, invece succedeva tutto quello che oggi è anche oggetto di inchieste della magistratura. Allora sì, Gasparri faceva notare che anche Zingaretti è andato a Milano, tant'è vero che si è ammalato a Milano, sì. Zingaretti in quell'occasione, sì, 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 certo, quell'aperitivo. Sì. Scusatemi, sì. Secondo me il vero tema in cui ci stiamo trovando di fronte volevo in queste dire, ore, però, arrivo Stefano, Punzo, entra un attimo, scusate, io con i nomi a un certo punto della stagione comincio a dare i numeri, però ci sta pure. La cosa che volevo dirvi è che la cosa che mi colpisce tanto è che siamo passati da una lunga fase di tutti contro il virus a una fase adesso di tutti contro tutti, ed è in questo contesto che si aprono gli stati generali, e questo è il grande problema. Prima cosa, spiegami cosa sono gli stati generali, perché qua non l'ha capito veramente nessuno. Se l'hai capito prendi un premio, Punzo. Buongiorno Mirta. Per capirlo cominciamo dalle domande che ci siamo fatte e proviamo a dare delle risposte. Le quattro domande che ci siamo fatti noi è: dove si fanno, quando iniziano, chi ci va e perché farli. Proviamo. Sono facili di solito, in questo caso non lo sono. Proviamo a dare le risposte piano piano. Allora, la prima domanda è: dove si fanno? Cartello 2. E il cartello 2 è: dove si fanno? Allora, dove siamo sicuri? Villa Panfili, il Casino del Bel Respiro, ha una location meravigliosa. Magnifico posto. Magnifico, però non posto. Piace al centrodestra, no. Poi Gasparri mi spiega. Però attenzione, perché c'è già il primo stop. Quando cominciano? Devono cominciare domani, 12 giugno, ma domani era previsto l'incontro tra Conte e le opposizioni. Le opposizioni non vanno, quindi si comincerà sabato? Punto di domanda. Quindi, come vedi, c'è un primo stop sul quando, perché bisogna capire quando, se veramente cominceranno domani. La questione si fa complicata, ok. Andiamo avanti, perché oltre il dove e il quando, chi ci va? Noi abbiamo citato Moretti. Mi si nota di più se vengo o me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Citiamo Moretti perché il centrodestra... Perché ieri a questo tavolo, lo dico ai miei colleghi giornalisti da Milano e Zurlo, Salvini ieri a Luna mi diceva: ho ricevuto il messaggino, ho detto farò sapere, devo capire meglio, invece poi il pomeriggio via, non si va più. Esatto, perché la ricostruzione racconta anche che Berlusconi martedì ci sarebbe voluto andare, poi in realtà ha cambiato idea. La frase finiva con vengo, loro non andranno, ma comunque chi ci va sono tutte le parti sociali, la Confindustria e ovviamente la maggioranza.
maggioranza, anche se un po' spaccata la maggioranza. Andiamo avanti, perché il cartello successivo c'è l'invitato scomodo, Colao. Colao viene, non viene, ieri pare che invece vada. Allora, io ti do una certezza, Colao parlerà lunedì mattina, poi... Ah. Parlerà e non si sa se ci sarà Conte, chi ci sarà, ma parlerà. Allora, noi in tutto questo lunedì sera saremo in onda, ve lo voglio dire, perché faremo uno speciale serale lunedì sera alle 21.15, dopo 8:30. Quindi vi aspettiamo qua e vi racconteremo esattamente cosa è accaduto in questa giornata di Stati Generali. Ce li godremo insieme, questi Stati Generali. Diciamo che il piano Colao che abbiamo raccontato questa settimana, insomma, ha avuto una genesi complicata e tra l'altro, insomma, le frizioni all'interno del governo non sono mancate per questo. Andiamo avanti perché ti mostro, Mirta, anche le star che ci saranno, perché in qualche modo Conte ha chiamato le migliori menti italiane. Esatto. E ci saranno le tre, queste e tre archistar. Questa cosa ha fatto molto arrabbiare Salvini. Ieri mi continuava a dire che c'entrano le archistar con le Stati Generali. Eccole qua, le archistar italiane. Renzo Piano, Fuxas e Stefano Boeri. Andiamo avanti perché poi arriviamo al tema vero. Perché farli, Mirta? Noi l'abbiamo raccontata così. Questo è il domandone. Da una parte c'è il piano Colao, che in qualche modo converge verso il Premier Conte, anche con le difficoltà che abbiamo raccontato. Dall'altra c'è il master plan. Il master plan che cos'è? È il piano Colao rivisto in, diciamo, in salsa governativa, con le proposte dentro anche del governo, del PD, dei 5 Stelle, perché il piano Colao è andato di fatto ai 5 Stelle soprattutto, non è piaciuto. Tutto converge all'interno della figura di Giuseppe Conte, che è il vero protagonista di questi Stati Generali, lui li ha voluti e lui vorrebbe tra 10 giorni, sappiamo che durerà 10 giorni, portare a casa qualcosa. Infatti, vediamo che cosa succederà. Infatti, questo ha fatto innervosire molti, diciamo, no? Il protagonismo di Conte. Mi vuoi fare lo spiegone al volo da Milano? Stavo pensando a quello che ha scritto oggi, l'ha già citato Stefano Zullo, il professor Cassese, sul Corriere della Sera, a proposito della figura di Conte, ha scolpito parole piuttosto, cioè in punta di penna, però ha parlato di leader senza leadership, pesanti. Di activity confusa con la action, insomma sono parole in punta di penna ma piuttosto pesanti. Diciamo che sì, ma la novità di questi giorni è che Conte ha fatto innervosire soprattutto il partner di governo che finora era stato silenzioso e che lo aveva appoggiato senza troppi problemi, cioè il Partito Democratico, non soltanto una delle numerose anime del Partito Democratico, ma un po' tutte. Dal segretario Zingaretti ha chiesto il salto di qualità. Io, come cronista, ho memoria di tanti segretari del PD e prima ancora dei DS che chiedevano al premier di turno la fase 2. Quello non si può dire perché la fase 2 è dell'emergenza post-Covid. Esatto. Poi il cambio di passo, il salto di qualità è l'ennesimo sinonimo che vuol dire così non va bene. Degli allora, anni. Guarda, tu hai ma evocato... anche Franceschini, che è il capo delegazione del ha governo, evocato i premier del passato e punto un ce li ha, certo nervosismo e punto ce li ha davanti, li ha messi davanti ai miei occhi alcuni premier del passato. Perché punto? Chiudiamo con un accenno storico, perché i ritiri, lo sappiamo, non portano benissimo. Nel 94 Berlusconi a Fiuggi convocò tutti i parlamentari per capire la strategia, quel governo non durò moltissimo. Nel 97 Prodi, lo sappiamo, il castello di Gargonza, le 10 idee per l'Ulivo, il governo durò meno di un anno da quel momento. E poi c'è Enrico Letta, l'abbazia di Spineto nel 2013, poi sappiamo quello che è successo. Finì male, va bene. È partito il conto alla rovescia, in pratica. Che hai detto, Stefano? Grazie, Andrea. A questo punto è partito il conto alla rovescia, in pratica, perché... Il conte alla rovescia. È partito il countdown, se vogliamo essere... Il conte alla rovescia. Posso Emiliano... anche dire, però, io l'ho scritto settimana scorsa, che... Sono in corso le manovre del partito di Conte, con te. Ah, con te, è vero, l'hai scritto, ma lo ricordo, lui ieri ha detto che però non ha un partito, cerca di smentire questa cosa. Scusa. Sì, a sua insaputa, esatto. Scusi, Emiliano, lei che si ricorda i premier del PD, occhio e croce? Scusi, i governi col PD dentro e quelle manovre del PD che, insomma, che stava raccontando prima Marco. Cosa ne pensa? La vede male la situazione negli Stati Generali? Ma no, devo dire che è un metodo che noi in Puglia usiamo da tantissimi anni, dal 2004, e quindi a noi ha portato bene. Sono quasi 17 anni che siamo qui, abbiamo cambiato la storia di questa regione. Eravamo una terra sfortunata solo 15 anni fa, adesso siamo una delle regioni più con maggiore appeal d'Italia, e devo dire anche dal punto di vista dell'efficienza,
la sanità, abbiamo fatto passi avanti molto grandi. Lavorare dal basso, condividendo, non è facile, è una fatica terribile, però rende la decisione più facile da attuare. Quando invece prendi decisioni senza averle condivise, poi dopodiché rimani con la spazzola in mano perché nessuno ha capito quello che vuoi fare e non sono in grado di eseguire gli ordini perché non c'è stato il briefing, diciamo. Qui il briefing precede la decisione e coinvolge i soggetti che devono poi attuare le tue linee strategiche già nella fase creativa. È un metodo per accelerare i tempi. Allora, ha detto una cosa molto saggia, trovo, Michele Emiliano. Cioè, è una fatica enorme prima, però poi si decide che le cose succedono, che è il grande problema di questi tempi, secondo me, che le cose poi non succedono. Si prendono un sacco di decisioni, ma non succedono. Gaspari, le faccio vedere ieri che ha detto Conte di nuovo davanti a Palazzo Chigi e poi mi dice la sua anche sul tema del coinvolgimento delle opposizioni, che è uno dei punti su cui siete molto arrabbiati, a quanto ho capito. Conte. A mia insaputa, non ho un partito. Grazie. Grazie a tutti. Allora, a sua insaputa lui non ha un partito, quindi il 14% è una cifra buttata lì. Lei che ne pensa? Lei ha tanta esperienza politica, pensa che Conte sarà tentato dall'avventura di fare il suo partito, di provarci? In tanti lo sono stati, eh? Consiglio non richiesto. Lui potrebbe iscriversi alla corsa per la guida dei grillini, sono stati i grillini a proporlo Presidente del Consiglio, fa parte di quell'area, loro l'hanno designato, perché fare un partito per conto suo non credo che sia una cosa facile. Monti ci ha provato, prese il 10% aggregando Fini e Casini, Fini ruppe il PDL e si fece un partito da Presidente della Camera. Insomma, le esperienze solitarie non portano bene, ma uno poi confonde la visibilità della carica. Oggi Conte è Presidente del Consiglio, se ora parlasse in diretta lei girerebbe le telecamere su di lui. Poi questo, bisogna vedere se si conferma con il consenso e con un partito. Non credo che ci sia uno spazio per lui, salvo la notorietà, la fama. Se vuol far politica permanentemente, è un suo diritto. C'è un partito che cerca un leader, perché devono fare pure loro gli stati generali, come li chiamano, per trovare. Adesso c'è Crimi che sta facendo, come dire, il pontiere. Per quanto riguarda forse gli stati generali, però, perché credo, sì, che dovessi dire perché non partecipiamo. Allora, io intanto le dico che i dubbi erano molto diffusi. Ho qui un'agenzia di martedì sera, due giorni fa, ADN Cronos, Marcucci, capogruppo del PD, che dice: vorrei ricordare a tutti che il Parlamento è il luogo dove si discutono e approvano le leggi, soprattutto in una fase così importante, non Villa Panfili, lo dice Marcucci. Poi Marcucci della maggioranza ha dovuto cambiare idea. Nessuno ce l'ha col luogo, il luogo istituzionale. Io pure quando ero ministro l'ho utilizzato per vertici internazionali, è una delle sedi di rappresentanza del governo. Il problema non è il posto, che in questo momento forse però è poco adatto a una fase così drammatica. Abbiamo aperto la trasmissione con i morti, l'RSA. Il problema è che non c'è stato sin qui un confronto utile tra maggioranza e opposizione, quindi partecipare a quello che si sta rivelando un rito. Anche il piano Colao è diventato un Colao brodo, l'ho chiamato io, perché come l'ha chiamato? I grillini hanno sforacchiato. Colao brodo. C'ha presente? Sì, ho capito. Perché l'hanno sforacchiato PD e grillini. A noi molte cose non dispiacciono, alcune meno, però è un piano ecumenico, ognuno ci trova qualcosa di gradimento, noi sulle infrastrutture, sulla banda larga, sul fisco troviamo spunti apprezzabili. Detto questo, noi dell'opposizione, per dire, siete responsabili, sì, noi abbiamo votato lo scostamento di bilancio, lei sa cos'è? La possibilità, sì, ma come no, ero in diretta quel giorno 25, e venne e Salvini a dirmi in diretta che senza di voi non passava, quindi me lo ricordo molto bene. Perché non c'era il quorum. Per poter indebitarsi per il futuro, traduciamo in linguaggio più corrente, ci vuole una maggioranza qualificata, è anche una cosa giusta, perché ci si impegna non per adesso, per le generazioni future, i governi futuri. Noi abbiamo votato perché quei soldi servono agli italiani. Dopodiché nessuno ha approvato le nostre proposte. Io le potrei parlare del fisco, della rapidità nelle erogazioni a fondo perduto per tanti negozi e attività commerciali che non ripartono. Quindi allora, noi abbiamo fatto non i ci costruttivi credete, responsabili, però non siamo stati ascoltati, quindi noi vorremmo l'ascolto in Parlamento sugli emendamenti. Poi andare lì a dire una roba non è che ci vuole molto, non noi serve. Gli emendamenti, le rosse le abbiamo. Allora, il rito ci sembra un po' vuoto. Il Parlamento è aperto, accolgano qualche proposta. E ti devo farvi vedere un'altra cosa in tutto questo, perché ieri Salvini, qui seduto di fronte a me, ha detto una roba, ha fatto una profezia su quello che accadrà, così poi sento da Milano il Zurlo se sono, insomma, se la considerano una profezia attendibile. Guardate. Ti faccio anch'io la profezia, noi al governo ci torniamo, in maniera
più compatta di quanto non fosse la scorsa esperienza. Possono essere 4 mesi o possono essere 2 anni. Allora, no, poi c'era un proseguo che però sarebbe stato interessante sentire, perché ha detto: abbiamo studiato, abbiamo imparato, saremmo più bravi della scorsa volta. Ha fatto, insomma, un accenno, diciamo, di autocritica. Da Milano, Izzurlo. Ma sulla questione degli stati generali dico solo una cosa, che l'assenza dell'opposizione senz'altro indebolisce l'operazione, perché la differenza con quei momenti che avete ricordato prima, alcuni dei quali vi ho seguiti appunto da cronista, è che erano riunioni della maggioranza di governo, in alcuni casi addirittura riunioni di partito, mentre questa dovrebbe essere un'operazione di ascolto del paese. Allora l'assenza dell'opposizione indebolisce questa operazione. Fammi dire che vorrei che fossero ascoltati anche in qualche modo, non lo dico in modo demagogico, lo sai bene, i trentenni, che sono la fascia più colpita dalla crisi. Se l'emergenza sanitaria purtroppo ha colpito in modo feroce le persone più anziane, l'emergenza economica colpisce quella generazione che già ha dovuto superare la recessione del 2008 a colpi di contratti a termine, precariato, si è ricostruita in qualche modo una vita e adesso rischia di essere travolta. Ti dirò che aggiungerei un'altra categoria, che sono le donne. Io non mi dimenticherò mai che all'inizio della pandemia, quando eravamo nel pieno della crisi sanitaria, Ilaria Capo in questo studio mi disse: c'è una grande possibilità per le donne, si ammalano meno, sono più resistenti, vedrai che loro ne usciranno più forti. Ne sono uscite un'ennesima volta più deboli per tanti motivi, compreso il fatto che la scuola è... Te ne aggiungo un'altra, che sono i nuovi italiani, cioè gli italiani di seconda generazione. Alcuni di loro non hanno la cittadinanza perché il Parlamento non è mai riuscito ad approvare una legge sullo ius culturae, lo ius soli. Insomma, che non fai? C'è dici cose di futuro. Sinistra da Milano? Come? Dici ancora cose di sinistra tu da Milano? Che fai? Ma no, a me sembra di dire cose sul futuro del paese, cioè questi sono queste persone, i trentenni, le donne e i nuovi italiani, sono il futuro del nostro paese. Quindi se fai gli stati generali, immagino che non vuoi parlare di quello che devi fare domenica prossima. Allora, dimmi una cosa al volo, dammi un tweet che poi devo sentire Stefano. Il futuro di Conte come lo vedi in un tweet? Ecco, rispetto a quello che diceva Gasparri, mi ha colpito che Conte ha detto: io non ho partito, quindi la notizia di ieri è che lui ha negato di essere del Movimento 5 Stelle. Questo non mi sembra... Ecco, questo mi sembra ci dà qualche indizio sul suo futuro. Se non ha un partito vuol dire che dovrà crearsene uno. Beh, diciamo che Emiliano ricorderà che Zingaretti ha detto che è un punto di riferimento per i progressisti, Conte, ecco, per dirvi come sono cambiate le cose sotto i nostri occhi. Giurlo. No, io anch'io penso la stessa cosa. Non ho un partito vuol dire sostanzialmente che lui sta cercando un'operazione di visibilità e potrebbe essere anche la creazione di un suo partito, o comunque andarsi a cercare un futuro diverso. Da questo punto di vista gli stati generali fanno parte di questa strategia, ma secondo me aggiungono poco o nulla, anzi aumentano, per essere onesti, la confusione in questo paese, perché quanto ad ascolto della realtà mi pare che tutte le categorie sociali già stiano parlando ad alta voce da giorni, da settimane, sulla crisi, sulle difficoltà, sui problemi, sulle cose da fare, che sono tante. E poi c'è il piano Colao, se ve lo andate a vedere ci sono più di 100 punti, non è che l'ho nominato io Colao, l'ha nominato Conte, ha fatto un lavoro che si può discutere. Dove è pieno di cose, io l'ho letto anch'io come te, pieno di cose il piano Colao. Anch'io. Però allora cosa facciamo a fare tutti questi comitati? Io capisco l'ascolto del paese, i premi Nobel, ma però voglio dire, alla fine diventa solo una grande confusione. Facciamo un esempio e chiudo. Ci sono stati una valanga di comitati scientifici tecnici sulla pandemia e ci stiamo riducendo a discutere se era colpa di Fontana,
o di Conte sulle zone rosse e su tutto il resto che è successo. Io dico solo una cosa, al di là delle questioni di diritto che giustamente poneva Emiliano e di tutte le responsabilità delle regioni, ma il governo non poteva intervenire e dire subito, ad esempio, le RSA sono zone rosse con tutti gli scienziati e i luminari che aveva il primo giorno e finiva la storia? L'esercito e i carabinieri per fare le zone rosse le muove il governo o le muove Fontana o Emiliano? Allora, cioè, è mancata completamente una politica di fondo, una strategia di fondo sulle mascherine, sui tamponi, sugli asintomatici. Vorrei rispondere su questo Emiliano, perché dato che l'ho collegato in questi mesi difficili, l'ha vissuta sulla pelle tutta questa storia che sta raccontando Zurlo. Emiliano, cioè, le mascherine le hanno mandate in Cina, Emiliano, si fermi un momento. Emiliano, scusi, pubblicità, sono in ritardo, sì, però torno e parla lei, mi perdoni, arriviamo subito. Prego. Allora, torniamo a Palazzo Chigi. È uscita Marilena Bosca dall'incontro con Conte. Ludovica? Ah, c'è anche Rosato. Sì, Mirta, purtroppo non ti potrà sentire, ma ci racconta. Ci mi sembrava racconta bionda con i capelli che al vento, è diventata invece diversa. Buongiorno, è andato un incontro positivo. Abbiamo ribadito le urgenze che ci sono nel paese, cioè intanto accelerare, ma su questo mi sembra che c'è una grande condivisione, accelerare tutti quei provvedimenti che consentono di far arrivare agli italiani le risorse che sono state stabilite, cioè cassa integrazione, ristorni dei fatturati persi da parte delle imprese. Ma fagli una domanda facile facile da parte mia, Rosato, ma ci credono gli stati generali loro? Che abbiamo approvato negli ultimi decreti e su cui c'è ancora qualche rallentamento, a cominciare anche dal credito bancario. Ma ci credete negli stati generali? Sarà un confronto concreto? Ma io mi auguro di sì, perché c'è bisogno soprattutto di trasferire, diciamo, il piano delle idee e della dialettica in cose concrete, e per noi la prima cosa, la più concreta, è lo sblocco delle opere pubbliche. Il piano shock che ormai tutti riconoscono come una necessità, tutti i partiti di maggioranza e anche di opposizione. E Conte, questo ci fa piacere, vogliamo passare da questa fase, diciamo, del riconoscimento pubblico a quella del decreto di consiglio dei ministri. Mi sembra di sì, lo ha detto in aula, in Parlamento e oggi all'incontro ci ha ribadito che è un pezzo importante delle cose da fare. Va bene, noi grazie Ettore Rosato, noi rientriamo in studio, Ludovica, rimani tu a capire cosa succede, io rientro in studio perché devo sentire Michele Emiliano. Ecco, Emiliano. Di che cosa stavamo parlando, mi dovete ricordare, per favore. Di parecchie cose diverse, in effetti, c'ha ragione. Abbiamo parlato del partito di Conte, abbiamo parlato del fatto che adesso i stati generali possano servire o meno, però in effetti l'ultimo elemento che aveva posto Zurlo era quello molto concreto del fatto che molte cose non hanno funzionato e che a livello centrale anche questi comitati tecnici scientifici erano tanti, erano importanti, allora, ma alla fine, secondo Zurlo, guagliavano poco, non mi permetterei mai. Allora, io provo a restituirvi la situazione di allora e quella di oggi. Noi adesso siamo impegnati, tutti i governatori, in maniera molto compatta, a fronteggiare la difficoltà che da Roma c'è nel comprendere la situazione sul campo. Allora non riuscivamo a spiegare bene che senza uno stock strategico per fronteggiare pandemie, che non è mai stato preparato in nessun paese occidentale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non aveva sostanzialmente preteso l'osservanza da nessuno dei paesi occidentali della costituzione di uno stock strategico di tamponi, reagenti, mascherine, tute, occhiali. Quindi ci siamo trovati, mentre abbiamo gli F-35, le basi aeree, i radar, non avevamo nulla con cui difenderci da una pandemia. E questo è un problema. Gli stati generali, immagino, però stanno provando non a trovare il colpevole, perché sarebbe facile per me discutere sulla particolarità del sistema sanitario lombardo, che essendo essenzialmente basato sulla competitività delle strutture private, ha fatto un po' di fatica a trasformare questi luoghi in rianimazioni. Lo ha fatto a un certo punto, saltando in pochi giorni, ha raddoppiato. Uno si chiede, ma come hanno fatto, nonostante tutti i ventilatori arrivassero in Lombardia, com'è possibile che poi solo a un certo punto le rianimazioni lombarde si sono raddoppiate? Perché quando la sanità privata ha aiutato quella pubblica, finalmente le rianimazioni ci sono state. Da noi invece il processo è stato diverso, cioè noi abbiamo smontato ospedali pubblici
utilizzato quei pochi ventilatori che ci arrivavano perché tutti andavano in Lombardia, ma adesso, perdonatemi, stare a fare il processo alla Lombardia può essere utile a Roma, ma a noi che stiamo a combattere con quelli che non hanno lavoro, quelli che non hanno la cassa integrazione, che si devono sposare, che devono a noi di questa roba non ce ne frega niente. E speriamo che almeno negli stati generali, è ovvio che l'opposizione non va agli stati generali, anche da noi non sono mai venuti, io li ho sempre invitati, è una tecnica normalissima, perché chiaramente gli stati generali danno visibilità a chi li convoca, e quindi l'unica reazione possibile di una mossa del genere. Mi ha illuminata, devo dire, con questo suo ragionamento su varie cosette, bravo, anche perché non si va agli stati generali. Va bene, aspettate un attimo, prima di dare la parola agli altri, però voglio tornare un attimo a Milano, perché Milucci comincia ad avere tutti i dati e sono veramente dei dati impressionanti. Andrea. Sì, Mirta, allora, mentre la conferenza stampa è ancora in corso, è finita però l'esposizione dei numeri, come dicevi tu, impressionanti. Perché? Perché forzando un po', poi ti spiego perché, noi possiamo dire che in Lombia Milano e a Lodi il 46% dei morti in più, di quelli che a marzo-aprile sono stati falciati dall'epidemia, sono successi nelle RSA, cioè il 46% dei 6.600 morti in più non aspettati in questi due mesi sono ascrivibili fra i pazienti delle case di riposo. Ovviamente, a domanda diretta, gli esperti dicono dobbiamo ancora capire le cause della morte, sappiamo che la mancanza di tamponi per certificare la presenza di Covid è un problema ancora presente, ma ovviamente, Mirta, stiamo parlando di marzo e aprile, quindi due mesi in cui il coronavirus era presente in maniera massiccia, quindi è legittimo pensare che la causa principale di queste morti in più sia il coronavirus. Ripeto, quindi 3.827 morti nelle RSA di Milano e Lodi, questi sono quasi la metà dei morti in più tra marzo e aprile, quindi il Covid ha fatto questa strada. Io mi faccio da molto tempo una domanda, lo dico sia a Gasparri che a Zurlo, sono sincera, al di là delle responsabilità che verranno accertate, ma appunto sono d'accordissimo con Emiliano, non è il momento. La mia domanda di fondo, che ho fatto anche a tutti gli esponenti della Regione Lombardia, com'è possibile, se avevamo tutti capito che il tema delle persone anziane era il tema, era quella la parte fragile della popolazione, si è pensato anche per un istante, non solo in Lombardia, di mettere i malati di Covid nell'RSA? Cioè, mi pare veramente l'idea di mettere un cerino in un pagliaio. Faccio proprio fatica dal punto di vista del buon senso. Gasparri e Zurlo. Ma guardi, intanto bisognerà fare tutta una serie di accertamenti. La invito però su questo tema a tenere con la trasmissione il faro puntato, perché io ho l'impressione che il dato di mortalità nell'RSA non sia una questione solo della Lombardia e non sia una questione solo italiana. Ha ragione, purtroppo è vero. I dati anche di altri paesi ci danno questo dato. Poi le faccio, guardi, le do una testimonianza personale. La madre di mia moglie, mia suocera, una signora che viveva a Milano, è morta l'anno scorso a 97 anni, quindi, come dire, nulla da, ahimè, recriminare, è morta di vecchiaia. Poi la causa della morte, c'è sempre una causa specifica, però è morta perché aveva 97 anni. Era in una RSA di Milano, quindi io andavo a trovarla quando era a Milano, e questa RSA è una RSA di 6 piani, quindi con un sacco di gente. La condizione generale di quelle persone, che io vedevo andando a trovare mia suocera, era una condizione prevalentemente di grande precarietà. No. E con mia moglie ci siamo detti, quindi le parlo di una cosa personale, che quasi quasi è stato meglio che il destino abbia chiuso la vita di sua madre, certo, di mia suocera, un anno fa, 97 anni, perché forse non l'avremmo potuta vedere, non saremmo potuti entrare, e tutto quello che è successo a persone che non sanno nemmeno dove è sepolta propria madre, proprio padre. Quindi abbiamo detto, cioè, siamo arrivati a 97 anni, quindi ripeto, ed era ovviamente una persona che non aveva una patologia specifica, ma di grande debolezza. Quindi le voglio dire, ecco, le parlo di una testimonianza di uno che c'entrava fino all'anno scorso. Scusi. Allora, è finito il mio tempo, anche perché è già pronta Virginia Raggi per collegarsi. Posso? Con noi, la vedo già collegata, quindi scusatemi, ma torno subito. Pubblicità e veniamo da lei, sindaco Raggi, arriviamo. Mambo italiano. Mambo italiano. Allora, eccoci qua, è già pronta per collegarsi con noi il sindaco di Roma Virginia Raggi. Vedo però anche pronta la nostra Cristina Fantoni con le ultime notizie. Dimmi, Cristina.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Le notizie alle 13.30 del telegiornale, molto rapidamente, naturalmente il pressing trasversale nei giorni caldi del Presidente del Consiglio Conte, da una parte la preparazione tutt'altro che agevole degli stati generali dell'economia, a partire anche dalle presenze, della location e soprattutto in temi che si tratteranno per un rilancio che appare davvero in salita. Oggi peraltro, Mirta, arrivano nuovi numeri, sono numeri davvero drammatici che riguardano ancora un crollo della produzione industriale in questo caso, e poi c'è naturalmente anche quel fronte che richiama alla procura di Bergamo la testimonianza del Presidente del Consiglio per quella mancata chiusura delle zone rosse nel Bergamasco, e su quello comunque torneremo anche con il punto dell'inchiesta dei nostri inviati. Poi ci sono le parole importanti del Ministro della Salute Speranza di questa mattina, che ha parlato anche di una possibile seconda ondata di contagi in autunno. Ci vorrà collaborazione, ci vorrà grande prudenza. A del vaccino. Il vaccino è sicuramente un diritto e non un privilegio, e poi sta parlando anche della scuola, chiarendo e ribadendo che la riapertura in presenza a settembre è una priorità di questo esecutivo. Vale la pena ricordare che oggi riaprono anche le RSA sul territorio dopo mesi davvero complicati, dunque un momento anche di ricongiungimento per chi ha la fortuna di trovare qualcuno ancora da salutare. Poi tutte le altre notizie, non vogliamo dimenticare anche quello che è successo davanti alle coste della Tunisia, quel naufragio che è già stato ribattezzato la strage delle donne e bambini nei 34 corpi finora recuperati. Ce n'erano almeno una cinquantina di persone a bordo, e sta agendo la marina di Tunisi con una situazione ancora tutta da ricostruire. Era una nave, vale la pena ricordarlo, diretta sulle nostre coste, quelle italiane. Grazie Cristina, più tardi, siamo alle 13.30, io do il benvenuto a Virginia Raggi, sindaco di Roma dal 2016 e presumibilmente prossima candidata al sindaco di Roma nel 2021, ho capito bene? Sindaca? Ma veramente questo è un tema sul quale non mi sono ancora espressa, non ho sciolto alcuna riserva, come sapete molti cittadini me l'hanno chiesto, ma questo è il momento della responsabilità, bisogna continuare a lavorare, come avete ben detto voi durante tutte le vostre trasmissioni, lo avete ricordato anche adesso con questo servizio di lancio del TG, in realtà siamo ancora in piena crisi per quanto riguarda la crisi economica e la crisi sociale, quindi questo è il momento di continuare a lavorare a testa bassa. Le poltrone non sono, secondo me, un argomento che deve essere toccato adesso. Senta, sai perché glielo chiedevo? Perché ho letto che ieri ha incontrato Beppe Grillo e pare che il tema dell'incontro sia stata anche la sua ricandidatura. Non è così? No, non c'è stato nessun incontro. Io e Beppe ci sentiamo spesso, ma sicuramente, ripeto, non è questo il tema di cui parliamo. Abbiamo un paese che, mi permetta di dire, si è comunque comportato molto bene durante tutta la fase di lockdown e durante la riapertura, okay. Ma abbiamo un paese in ginocchio, come è in ginocchio ormai l'economia un po' di tutto il mondo. Non c'è dubbio, ha ragione. Quindi se ho capito bene, possiamo smentire la notizia che è circolata. Lei non ha visto ieri Beppe Grillo a Roma, la smentiamo. Perfetto, benissimo. Rimanga con me, brevissimissima pausa e torniamo con Virginia Raggi, abbiamo mille cose da chiederle. Mambo italiano. Mambo italiano. Allora eccoci qua, ripartiamo con il sindaco di Roma Virginia Raggi, le faccio una domanda che riguarda Roma, la capitale d'Italia, ma tutte le grandi città italiane. Com'è stato per voi sindaci questo lockdown e cosa avete bisogno oggi urgentemente per il dopo lockdown? Allora, grazie per la domanda. Sicuramente durante la fase di lockdown noi sindaci siamo stati impegnati in prima linea a garantire tutto ciò che serviva. Io mi permetto di ricordare, per quanto riguarda i buoni pasto, che Roma Capitale 5 giorni dopo l'annuncio del Premier aveva già anticipato tutti i fondi e ha iniziato a erogare i primi buoni pasto. A metà aprile avevamo già erogato oltre 25.000 buoni pasto quando alcune città italiane, tra le più grandi, stavano ancora cercando di maneggiare le domande che arrivavano. Ad oggi, e questa è una tabella ANCI che è stata pubblicata proprio oggi, si ricava il dato finale, Roma Capitale ha erogato oltre 70.000 buoni pasto andando a supportare 200.000 persone. Allora, a tutti coloro che hanno fatto domanda e che le devo dire una diritto, cosa perché l'ho vissuta in diretta in questo studio, quindi sì. E noi abbiamo raccontato anche tanti ritardi, sappiamo che il Comune ha fatto il primo pezzo, cioè quello di accettare le richieste, poi diciamo che nella distribuzione reale in alcune periferie romane la cosa è stata veramente difficile.
difficilissima e c'erano tante persone disperate che si collegavano con noi. Allora, voi avete sicuramente mandato in onda dei servizi che noi abbiamo seguito sempre, però c'è tutta un'altra parte da raccontare. Noi abbiamo erogato, ripeto, oltre 70.000 buoni pasto che sono stati consegnati in parte con un'app, scaricando un'app sul cellulare, in parte dalla polizia locale, in parte da Poste. Tutti coloro che avevano diritto al buono pasto, perché attenzione, non tutti quelli che hanno fatto domanda avevano diritto, i criteri del governo erano abbastanza stringenti, hanno avuto l'alternativa di ricevere un pacco spesa, per cui abbiamo anche comprato dei pacchi spesa che potevano essere dati con maggiore semplicità, per cui tutti sono stati supportati. Quindi il Roma Capitale ha fatto tutto quello che doveva fare e molto di più, e ci mancherebbe che non lo facessimo, perché in questo momento in cui bisogna dare da mangiare, bisogna dare una risposta, la risposta deve essere data. Se in base ad alcune regole non si ha diritto al buono spesa, arriva il pacco a casa, cioè comunque noi ci siamo attrezzati. Senta, mi dica una cosa, domani Conte mi lasci sarà... dire un'altra cosa. Guardi, le dico una cosa, dagli ultimi dati noi Poste ci dice che ha in giacenza oltre 10.000 buoni, il che vuol dire che forse alcune delle persone che si agitavano, che volevano il buono pasto, non forse sono non avevano ritirarli. Così diritto se non lo hanno ritirato, perché è in giacenza le Poste. Questa è una cosa che andremo anche noi a verificare. Senta, mi dica una cosa invece, domani Conte sarà, come ben sa, sentito a Bergamo per la mancata decisione sulla zona rossa di Nembro e di Alzano. Cosa ne pensa di quello che è accaduto in Lombardia? Perché alcuni dei suoi colleghi di partito sono stati molto duri. Buffanni anche qui da noi disse fallimento totale. Cosa ne pensa lei? Allora, mi permetta di dire questo. Io sono, come dire, sindaco di Roma e non mi voglio ergere a giudice del lavoro degli altri, perché ciascuno di noi, almeno da quello che ho visto, ha cercato di fare il massimo a supporto della propria popolazione, a supporto della propria cittadinanza. Quello che le posso dire è che non mi piacciono i processi mediatici, soprattutto nei confronti di chi ha operato in buona fede. Ci sono i giudici e vedranno loro, giudicheranno loro. Però allo stesso tempo sicuramente le immagini di Bergamo ce le ricordiamo. Ricordiamo tutte, e c'è da fare da qui un parallelo. In questi anni, nei decenni passati, io ho avuto modo di sentire chiaramente il sindaco Gori non appena c'è stata tutta quella tragedia, però in questi anni passati quello a cui si è assistito, e secondo me si è data poca importanza, tant'è vero che la tragedia è arrivata adesso con il Covid, è stato lo smantellamento progressivo della sanità pubblica in favore di quella privata, e questo ha determinato evidentemente un peggioramento di alcune condizioni, precondizioni di partenza, per cui se poi non ci sono i posti negli ospedali pubblici nel momento in cui c'è un'epidemia come questa, ma il danno si paga. Allora bisogna anche essere un po' concreti, un po' onesti nel dire ci sono state alcune scelte politiche del passato che non sono andate bene, e da questo punto di vista mi sembra che il Premier abbia assunto una posizione molto netta, ha detto bisogna operare un'inversione di tendenza sulla sanità. Senta, insomma, la sanità pubblica deve rimanere pubblica. Mi dica una cosa che riguarda invece il nostro territorio, il focolaio all'ospedale San Raffaele alla Pisana. A me è sembrato incredibile che siamo di nuovo ai focolai negli ospedali. Com'è possibile? Non abbiamo imparato nulla da questo periodo così difficile? Io quello che posso dire è che non è il momento di abbassare la guardia, lo abbiamo sempre detto, la fase 2 è una fase nella quale si comincia a ripartire chiaramente con la vita, con l'economia, ma bisogna continuare a mantenere delle prescrizioni, se volete, molto rigide, comunque la mascherina, il divieto di assembramento, il divieto di contatto fisico. E allora, se ci sono dati come questo, anche abbastanza preoccupante, il dato di stamani mi pare fosse 69 malati, esattamente. Dobbiamo ricordarci che non ci siamo lasciati la pandemia alle spalle. A proposito di questo, scusi sindaca, gli assembramenti, diceva, il divieto di assembramenti, lei ha sempre detto i romani si sono comportati molto bene, e lo penso anch'io avendo vissuto questa città completamente ferma e chiusa. Però ultimamente quelle piazze, Generale Pappalardo, gli ultra, insomma, si è preoccupata. Cosa pensa anche di questa piazza di Pappalardo, no? Che dicono il virus non è mai esistito, le mascherine sono un complotto? Beh, intanto purtroppo la risposta a queste affermazioni la dà sicuramente il San Raffaele, l'ha data Bergamo, l'ha data la Lombardia e tutte quelle città che sono state duramente colpite e alle quali va la nostra massima vicinanza. Questo non lo dobbiamo dimenticare mai. Per cui la risposta purtroppo c'è stata in termini anche molto concreti. Per altri versi dobbiamo dire che la piazza va ascoltata e in questo momento i cittadini continuano a lanciare un grido d'allarme, sia a livello sociale, a livello economico-familiare che a livello economico
economico-imprenditoriale. Per questo dobbiamo velocizzare l'adozione di tutta una serie di misure. Io ho adottato le settimane scorse un provvedimento con il quale ho consentito ai ristoratori di aprire in 24 ore aumentando i tavolini all'esterno, proprio perché all'interno adesso ci sono delle regole molto più stringenti. Adesso il provvedimento è al vaglio del nostro consiglio, dell'aula, chiamiamolo così, del parlamentino, e spero che sarà ulteriormente ampliato, perché noi dobbiamo aiutare tutti a ritirare su la serranda. Dietro ogni serranda ci sono famiglie. Come no? Senta, mi dica una cosa, una delle battaglie che lei ha vinto è stata quella dello sgombero di Casa Pound, un palazzo occupato da una vita. Battaglia importante. Mi dica una cosa, si fermerà qui o farà altri sgomberi? Perché una delle cose che le viene rimproverata dall'altra parte, diciamo al centrodestra, è che non ci sono solo Casa Pound che occupava le case a Roma, ci sono tanti centri sociali, tante altre realtà. Continuerà con il pugno di ferro su questo? Allora, qui mi permetta di dire che il centrodestra fa una sorta di mistificazione. Sa molto bene che gli sgomberi non li fa il sindaco, ma li fa la prefettura. Su Casa Pound la battaglia è stata diversa. Io ho sempre chiesto, peraltro quell'immobile che lei ha inquadrato non è neanche di proprietà del comune, ma è di proprietà del demanio. Io ho sempre evidenziato che lì dentro da 20 anni c'era un'occupazione illegale. Il demanio ha preso finalmente a cuore la questione e si è rivolto alla procura, che ha notificato un provvedimento di sequestro. Adesso la prefettura si occuperà di inserirlo nel piano sgomberi e il comune, come sempre, darà la massima assistenza a tutte le fragilità presenti. Per cui, da questo punto di vista, la destra, come dire, mischia un po', mi perdoni, le mele con le pere, tanto per fare un po' di confusione. Senta, però è evidente che lì c'è un problema. Il fatto che si parli di una sua ricandidatura non era scontato, e voglio dire questo, perché lei è stata tanto criticata all'inizio del suo mandato, hanno detto che lei era il punto di debolezza dei 5 Stelle, insomma, è stata davvero considerata addirittura a un certo punto una palla al piede. Invece il fatto che si parla della sua ricandidatura vuol dire che qualcosa è cambiato. Ma lei, Virginia Raggi, se dovesse dare un voto, come da cittadino romano, no? Quanto darebbe alla sindaca Raggi? Come ha detto lei, i voti li danno i cittadini e si danno alla fine del mandato. Io continuo a lavorare, continuo a mettere in atto tutta una serie di provvedimenti che in questo momento sono fondamentali per la città. Allo stesso tempo, guardi, mi riaggancio alla domanda che mi ha fatto prima, perché giustamente lei mi ha chiesto, ci siamo soffermati su quelle che sono le affermazioni del centrodestra, però la sua domanda era interessante, se mi fermerò qui. Io credo che contro l'illegalità non ci si debba fermare mai, perché lo Stato, anzi, deve avanzare passo dopo passo per restringere l'illegalità il più possibile fino a farla scomparire. Quindi nuovi sgomberi le prevede? Sound, l'abbiamo fatto con i Casa Monica, che abbiamo abbattuto i loro villini. Ricordiamo, per tutti gli italiani che magari non vivono a Roma e non conoscono la situazione, i Casa Monica sono stati, o sono tuttora in realtà, una famiglia romana che ha fatto dell'illegalità e della criminalità. No, ma sui Casa Monica penso che nessuno si possa obiettare nulla. Credo che il problema sono le occupazioni politiche, no? Di destra e di sinistra, tra virgolette. Beh, nessuno possa obiettare nulla, ma per tanti anni tutti hanno girato la testa dall'altra parte, facendo finta di nulla. Stessa cosa accaduta nel 10° municipio, è un municipio di Roma, è meglio conosciuto come Ostia. Senta, mi dica una cosa sinceramente. La spiaggia di Roma. Le faccio due domande sincere, le voglio fare, insomma vorrei che lei mi rispondesse con sincerità. La prima è quanto sarà dura, perché lei ha avuto veramente dei momenti in cui era sotto attacco a 360 gradi, non solo sul fronte politico, no? Hanno tirato dentro la sua vita personale, tante cose che... Insomma, io devo dire, da donna ho pensato che era molto complicato resistere in alcuni momenti a questa tempesta mediatica. La prima cosa è quanto sarà dura per lei. E poi la seconda è se lei pensa di aver fatto qualche errore che si rimprovera onestamente. Guardi, parto da quest'ultima domanda. Gli errori li fanno tutti. Anzi, c'è un detto secondo il quale solo chi non fa non sbaglia. Quindi... oggettivamente, quando si fanno le cose si fa qualche errore, l'importante è cercare di non ripeterli e andare avanti. Quanto è stata dura, io su questo non so risponderle. Le critiche, quando sono oneste e sincere, aiutano a crescere, aiutano ad andare avanti e anche a migliorarsi, non c'è dubbio. Mi spiace vedere come molte critiche in realtà non fossero fondate, ma si vede dal fatto per cui su alcuni provvedimenti, ecco appunto lo sgombero di Casa Pound, in realtà tutto questo plauso bipartisan o tripartisan non c'è stato.
tante attività che stiamo facendo, e riprendo il discorso di Ostia, da quando siamo arrivati abbiamo iniziato a sgomberare e ad abbattere una serie di stabilimenti abusivi. Proprio di stanotte la notizia che uno stabilimento è andato a fuoco. Ora siamo un po' preoccupati perché vogliamo capire, molti stabilimenti, non voglio generalizzare, questo lo dico a beneficio di tutti, molti stabilimenti erano in mano alla criminalità organizzata, un'ultima domanda. Abbiamo aperto spiagge libere, adesso le spiagge libere stanno andando bene. Un'ultima domanda, mi scusi, ha detto che non vuol parlare di candidatura adesso, che non è il momento, ma nel caso ci fosse, sarebbe contenta che il PD l'appoggiasse? Allora, premesso che non è il momento, io sul PD voglio fare una riflessione, perché a volte il PD dovrebbe far pace con se stesso. Su Roma, ad esempio, noi immaginiamo che il PD sia un partito di sinistra, e quindi questo almeno è quello che ci viene detto. Su Roma, per quanto riguarda l'ATAC, che è l'azienda di trasporti più grande d'Europa, tanto per dare i numeri, impiega circa 12.000 dipendenti. L'ATAC io l'ho trovata sull'orlo del fallimento, con un piano concordatario la sto risanando. Il PD ha votato un referendum per privatizzarla, al che io mi chiedo, ma il PD è di sinistra o cosa? Francamente, secondo me il PD dovrebbe fare un po' pace con se stesso. Stesso discorso per la sanità, eh? Quindi... Allora, sull'ATAC apriamo un capitolo enorme. Mi dica solo, lei accetterebbe o no l'appoggio del PD? Questo volevo capire. Ma guardi, la domanda, mi scusi, io non voglio, però non ha proprio, in questo momento non ha alcun senso di, per me, di realtà, quindi cioè non è una domanda. Quindi sanità, non mi dice mai col PD, volta, però la prendo così, non mi ha detto mai col PD. Capitolo, stiamo portando autobus nuovi dopo decenni che non ne arrivavano. Io ho trovato una flotta con mezzi che avevano 18 anni, tutti allora, quelli bravissimi e capaci. Allora, facciamo una cosa, la rinvito, prima, facciamo una puntata sull'ATA, che quello è un mondo. La ringrazio moltissimo, tra l'altro vedo che è già arrivato Massimo Giletti, gli chiedo di entrare, vi conoscete molto bene. Prego, Massimo, benvenuto. Sindaca, è stato un piacere. Spero di rivederla presto e buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie sia da parte voi, mia che di lavoro. Massimo. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, ben trovato caro Massimo. Buongiorno. Come stai? Stai concludendo una stagione abbastanza pazzesca nell'arena. Tutte le stagioni. Hai fatto dimettere il capo strane. Del DAP, hai fatto litigare di Matteo Bonafede, insomma. Ma noi facciamo le inchieste, poi l'importante è che le inchieste siano fatte su documenti. E non siano ideologiche, spinte per qualsiasi altro tipo di motivo che non sia la ricerca della verità. E quindi a me dà molto fastidio quando vengo strumentalizzato sul perché faccio un'inchiesta. Io credo che non sia il problema di chi fa l'inchiesta, ma cosa porta l'inchiesta. E la verità vedo che dà molto fastidio ai palazzi. Qualsiasi tipo di partito arrivi in un palazzo, anche quello nuovo, piglia tutto il peggio del palazzo. Cambia identità. Allora, Massimo sarà in onda domenica con l'Arena, vi suggerisco di seguire, lunedì ci sarò anch'io perché farò anche uno speciale lunedì sera, quindi la 7 è accesissima, ve lo volevo dire. Vedo collegato con noi già Paolo Graldi, grande amico, grande giornalista, direttore del Messaggero del Mattino. Buongiorno, ben ritrovato Paolo, in mezzo ai tuoi libri. Grazie a voi, buongiorno. Vedo collegato anche Piercarlo Padoan, Partito Democratico, già Ministro dell'Economia, ho tante domande da fargli sugli Stati Generali, su Gualtieri, insomma mi interessa molto il suo parere. Vedo collegato con noi anche Alan Friedman, giornalista, scrittore, anche lui grande amico dell'aria che tira. Faccio una domanda subito generale. Cosa pensate degli Stati Generali? Ieri lo dico a Graldi, poi sento tutti, Luciano Fontana, ma gli ho detto, chiesto Luciano, secondo te serviranno? Lui mi ha risposto a nulla. Ma pensi così? Sì, temo che abbia ragione. Sicuramente non a molto. Certo, questo dipenderà anche da come questa kermesse sarà gestita. Se si rivelerà una mera passerella, sarà un disastro. Aggiungeranno alle critiche di Conte che si espone oltre misura e oltre necessario anche questa. Se invece si riuscirà a trovare un punto di sintesi dei diversi contributi sinceramente offerti, onestamente esaminati, per una reale, rapida, urgente, immediata, starei per dire, ripartenza, siccome di questo abbiamo bisogno, allora
rivedremo il giudizio. Sicuramente il metodo Conte, che è quello di pensare le cose, deciderle e poi annunciarle agli alleati, È complicato, dice lei. Le crepe non utili. Allora, sentiamo su questo Padova, perché questo forse è il punto, no? Perché il PD non è stato tanto caloroso nell'accettare questa offerta di stare generale, si è un filo innervosito, mi è parso di capire. Ma non lo so se il PD si è innervosito e non so se gli stati generali saranno utili. So cosa serve in questo momento al Paese. Siamo arrivati in un punto in cui bisogna saldare la resistenza di breve periodo, la difesa contro la crisi del coronavirus con la ripresa, l'attacco, i programmi. Abbiamo bisogno di programmi a lungo termine, credibili, anche per accedere alle risorse europee. Le risorse stanno scarseggiando, quindi di questo che bisogna discutere, cose concrete. Poi se c'è qualcuno che ci darà la benedizione su queste cose, ben venga, ma insomma il problema è un altro. Alan, che dici del piano Colao? Sono andati fino a Londra, le hanno chiesto di fare il piano, appena l'ha fatto non piaceva a nessuno, hai notato? Ho notato che nei talk show superficiali su diversi canali in questi giorni persone superficiali hanno cercato di cestinare il piano Colao, sprezzare, dire cose negative sul piano Colao, mentre io onestamente, essendo autore di diversi libri che hanno sempre offerto soluzioni e ricette, come no? Io credo che il modo più positivo, se per un attimo i politici riuscissero a mettere via le beghe di botteghe, e questo è riferito soprattutto all'opposizione che in questo momento fa una campagna anti-aero, anti-novax, molto provinciale, ma se i politici più illuminati che ci sono, come Padoan che è con noi ora, e quelli del governo, di tutti i partiti, riuscissero a prendere il piano Colao come spunto per la digitalizzazione finalmente, per fare veramente la banda larga, per veramente capire che il green economy non è un allora, slogan... Allora, ci entriamo un po' dentro. Fammi finire la frase, Mirta. Se riuscissimo a capire che ci sono le opportunità per alcune riforme basilari, non 102 punti, ma anche 5 o 6, dalla riforma della burocrazia alla riforma delle burocrazia che impedisce le imprese, e poi se ricordassimo che l'economia italiana è in caduta libera a causa di Covid e bisogna lavorare insieme e fare squadra, con un PIL che è quello 11%. Allora, quest'anno, fermati un momento. Sarebbe bene vedere qualcosa di positivo. Perché vorrei e non solo un po' entrarci nel piano Colao. Sono d'accordo anch'io che è piena di spunti interessanti, l'ho letto, l'ho trovato, è anche molto pragmatico in alcuni casi. Per esempio, caro Massimo, è molto pragmatico in una doppia proposta. Stop al contante, grande battaglia con contante, ma contemporaneamente condono. Noi abbiamo provato a capire questa cosa vuol dire poi per i cittadini, e poi te la faccio commentare anche perché Giletti, dovete sapere che non solo fa giornalista, ma da un po' di tempo anche a che fare con l'impresa di famiglia, quindi diciamo che sta vedendo questa crisi da un doppio osservatorio. Vediamo. Visto che ha appena prelevato dei soldi, sa che potrebbe addirittura esserci una tassa sul bancomat, su chi preleva i propri soldi? Tanto l'Italia è il paese delle tasse. Una tassa sul bancomat per disincentivare il prelievo e dunque l'uso del contante. È uno dei punti del piano Colao, che propone la messa al bando delle banconote a favore dei pagamenti elettronici. Credo che lo facciano per la tracciabilità. Non credo che sia la soluzione giusta. Non si adeguerebbero tanto facilmente, specialmente le persone anziane. Io non ce l'ho e non ho, perché anche quello ha un costo. Il tetto sul contante e la tassazione sui prelievi sono delle soluzioni totalmente lontane dalla realtà. Qui siamo in Puglia, in un'azienda che opera nel settore dell'allestimento dei veicoli industriali e che, come tutte, conta i danni della crisi causata dal Covid. È un momento molto difficile perché noi non abbiamo certezza di che cosa sarà domani. Lei ha chiesto la cassa integrazione per i suoi dipendenti? Certamente sì, è arrivata con circa 2 mesi di ritardo. C'è stata la necessità di andare incontro ai nostri lavoratori perché è molto difficile andare avanti per una persona con uno stipendio e magari delle famiglie monoreddito. Il paese è fermo, bisogna dare più certezze. Il piano Colao, secondo me, è prettamente accademico, poco vicino alla realtà. Non tocca il concreto, non tocca la quotidianità.
Secondo me 10 artigiani seduti ad un tavolo avrebbero partorito un piano molto più vicino alle nostre esigenze. Purtroppo la gente chiama, che vuole chiudere, non vuole riaprire, chiede sospensioni di attività. Anche il rinvio del pagamento delle tasse, altro indirizzo guida contenuto nel piano, non convince molto il mondo imprenditoriale. Non bisogna pensare ad un rinvio, ma bisogna pensare ad un anno tax free, sia per quanto riguarda il saldo delle imposte del 2019 che per quanto riguarda l'acconto del 2020. Mai pensato di trasferire la sua attività all'estero? Sì, come penso lo abbiano fatto in tanti. Chi ha delocalizzato potrebbe essere invogliato a tornare in Italia? Ma no, assolutamente no. Il costo del lavoro è troppo alto, il cuneo fiscale è troppo pesante. È difficile sostenerlo, i margini non sono così elevati. C'è un mondo che va molto più veloce di noi. Lo Stato deve renderci competitivi. Questo è un pezzo di paese, la Puglia. In questi giorni ho raccontato tanti pezzi di paese. La cosa che mi sembra palese è che dopo tante parole, tanti piani, tante task force, la gente ha un bisogno disperato di fatti e quelli fanno fatica ad arrivare. Ma io ieri ero a casa mia, nella nostra azienda, e quindi ho toccato con mano quello che quotidianamente toccano e vedono le persone che lavorano. Questo è un paese ormai... Il Covid ha evidenziato una cosa drammatica. Cioè, gran parte del paese vive di stipendio pubblico, quindi tutto sommato non ha sentito nessun problema, non ha avuto nessun problema perché i soldi, grazie allo Stato, gli arrivavano in casa, anzi stavano addirittura smart working, quindi non doveva neanche andare in ufficio. Più tranquilli, dici? Sereni, anzi sarà il problema farli tornare a lavorare. E l'altra parte del paese però è quella che manda avanti l'Italia, è quella che fa fatica. L'idea che ci sia la Fiat, no, l'Italia è fatta da decine di piccole e medie industrie come quella nostra che fanno fatica e però continuiamo a sentire ancora parlare di non siamo riusciti neanche a abolire CNEL, adesso parliamo degli stati generali. Cioè io credo che chi sta al potere sa benissimo che cosa serve, non ha bisogno di stare a fare gli stati generali, un finto CNEL. Gli stati generali portano alla rivoluzione, lì ecco ci fosse una rivoluzione vera, però è quella che temo che può arrivare in autunno, perché quando io subì... Dalle piazze dici? Sì, perché io a febbraio in un programma televisivo della nostra rete dissi che temevo molto di più le vittime del futuro coronavirus che sarebbe stato un coronavirus economico, fui lapidato. Ma era questa la prospettiva, perché adesso tutti si stracciano le vesti, oddio, ma era inevitabile. Se tu tieni chiuso un paese, un mondo, per mesi, dopodiché riaprirlo, non è che è un interruttore che si schiaccia. Quando tu non apri i ristoranti, blocchi tutto il sistema delle grandi aziende che vendono il vino, vendono la pasta, vendono i piatti, le forche, cioè è tutto un sistema l'Italia, senza parlare del turismo. E allora i politici, se devono fare gli stati generali, ascoltare tutti, siamo alle solite e continuiamo a non... Dovevamo già a marzo pensare, prendendo gente come Padova, anche esperta, prendere un banchiere serio, andare lì e fare quattro cose, quattro! Allora, il tema di la messa a terra dei provvedimenti, secondo me, è un tema importantissimo. Appunto, adesso vediamo, siamo in dei dati pazzeschi, il crollo del lavoro, quasi 80.000 tempi determinati in meno rispetto ad aprile 2019, 192.000 autonomi in meno rispetto all'aprile dell'anno scorso. Insomma, sono numeri da guerra, no, Paolo? Eppure... I tempi, cioè io tutto questo periodo della pandemia ho avuto persone che mi venivano a raccontare che la cassa integrazione è arrivata, che i prestiti in banca non riuscivano ad averli, cioè anche misure importanti, immaginate come un vero ristoro e anche con tanti soldi. 1,5 milioni di cassa integrazione ancora ad arrivare, per 1,5 milioni di persone, nonostante i dati INPS un po' strani, ma è un nome vero, il numero vero è quasi 1,5 milioni. Avrebbe detto una volta Bersani, Paolo Sorrentino, il cacciavite, far succedere le cose praticamente. Graldi, presento anche ovviamente Padoan e Friedman. Mi stupiva molto nelle conferenze stampa, nelle frequenti conferenze stampa di Conte, il passaggio nel quale diceva: sappiamo che ci sono stati dei ritardi nelle erogazioni della cassa integrazione, stiamo provvedendo. Ecco, lì questo parlare sul velluto
questo non rendersi conto di che cosa significa non avere i soldi per andare dal fornaio, mi ha dato come un disagio, nel senso che rimarcava la distanza, sarei per dire un distacco, tra chi governa e chi è governato. Lì Conte avrebbe dovuto, per quello che vedo io e penso io, arrabbiarsi, scendere, sì, non a prendere un caffè o a fare un bagno di folla, come forse è accaduto ieri, ma di persona andare a verificare perché non accadeva, perché nonostante l'imponenza di questa erogazione, del fatto che qualcosa non funzionava, detto, sì, ma siccome vengono lavorati da casa, allora, tutto è molto letto, ma questa cosa, questo scatto non l'ho visto da parte dei governanti. Il pretendere che il paese stia in lockdown e non agire con determinazione per uscire, crea una simmetria, non c'è dubbio. Per provvedere, io non l'ho visto. Allora, scusatemi, prima di sentire Padoan e Friedman, faccio vedere cosa disse Gualtieri l'11 marzo, una frase molto importante, una frase che, insomma, ci ha rassicurati in qualche modo. Purtroppo le cose non sono esattamente così, guardate. I principi sono quelli che abbiamo già indicato, sostegno al lavoro, dirà adesso il ministro Catalfo, come abbiamo già anticipato, nessuno perderà il lavoro per il coronavirus. Allora, nessuno perderà il lavoro per il coronavirus. Io ho collegata con me, ci arrivo fra un momento, una persona, una donna, Marianna Cacopardo, che il lavoro l'ha perso. E questo naturalmente è un tema, è proprio quella distanza di cui parlava Paolo Graldi. Quando tu senti delle parole molto importanti, delle cifre molto importanti, poi dici ma la mia fettina di tutto questo qual è? E quella fettina non la trovi. Sento su questo un attimo Padoan, prima di arrivare poi a Marianna, perché voglio che poi ci racconti la sua storia. Padoan, è un problema questo, no? È un problema che poi... Assolutamente sì, è inutile negarlo, i ritardi ci sono stati e ci sono in varie fasi della pubblica amministrazione, ma lasciatemelo dire anche nel sistema bancario, che ha spesso in alcuni casi assunto un atteggiamento cavilloso nel voler concedere crediti già garantiti dallo Stato, a volte al 100%. Per dirla con uno slogan, ma non per evitare il problema, in questa crisi sono riemersi in modo violento i problemi strutturali storici che l'Italia si è portata presso per molto tempo e che in una crisi così gigantesca ovviamente si ripercuotono. Quindi sono d'accordo, è inutile dire il contrario, ci sono ritardi. Mi sembra, ma non vorrei essere troppo ottimista, che ci siano ritardi che si vanno riducendo e che quindi pian piano, anche con la riapertura, l'uscita dal lockdown, l'economia tende a riprendersi. Nel frattempo bisogna dare dei cuscinetti, dei sistemi di salvataggio a chi ne ha bisogno e naturalmente accelerare le procedure. L'avete visto quel numero enorme, no? 400.000 posti di lavoro in meno in 2 mesi. Ecco, sono cifre che poi le diciamo, ci sembrano cifre astratte. Non sono astratte, perché poi c'è una storia come di Marianna. Lei il lavoro l'ha perso. Che è successo, Marianna? Raccontami. Ciao, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, io oggi parlo sia a nome mio che a tutti i colleghi. Eravamo circa 15-18 persone di impiegati di semplice call center. Ultimamente era l'unica alternativa che ero riuscita a trovare. Questo significa che ultimamente la situazione dei posti di lavoro per noi over, cioè oltre i 30 anni, è diventata intollerabile e assolutamente impossibile. Cioè, chiamare over una donna di 30 anni è tanta roba, però certo, hai ragione. No, chiamata vecchia. In diverse occasioni, diversi colloqui, io sono stata chiamata vecchia e quindi che non avevo più senso, non valevo più. In tanti colloqui sono stata rifiutata come vecchia e non e potevo quindi, dare nessuna... Ti sei adattata a fare lavori precari, lavoretti, periodi brevi, no? Se ho capito bene. Sì, la mia vita è stata piena di lavori con agenzie interinali, quindi lavori a tempo determinato. Questo significa che io comunque ho un curriculum lunghissimo, tantissime esperienze lavorative in tantissimi rami diversi.
tutti incentrati più che altro sul customer care, sull'assistenza al cliente, sull'essere bilingue, quindi anche a livello internazionale. Scusa, ma che è successo adesso? Perché tu ci hai detto, no? Ci hai detto, quando ho sentito qualcuno che diceva nessuno perderà il lavoro, mi sono sentita un po' più sicura. E invece cos'è accaduto? Niente, per me è stata una presa in giro in particolare, perché io ho finito il contratto al 12 aprile, non mi è stato rinnovato. Nessuno ha tenuto conto di quello che aveva detto Gualtieri, a quanto pare anche il decreto Cura Italia no, comunque è entrato in vigore dopo il 12 aprile, quindi comunque io come tante altre persone siamo rimasti fuori. Soltanto gli apprendistato, gli under, detti under, sono stati prorogati. Quindi il servizio. Il 12 ti hanno detto, il contratto è finito, arrivederci e grazie. Assolutamente sì, io avevo aperto un servizio, avevo fatto lo startup di un servizio insieme ai miei colleghi over, in quanto professionali e con esperienza. Chissà perché è arrivata la crisi. Va bene, devo andare a te a proposito, Marianna, dopodiché ti sto guardando e l'idea che tu ti continui a definire over come fossi un'anziana a me mi fa impressione, però pubblicità e poi sento sia anche Massimo su questa storia che ci racconta un pezzo di realtà molto precisa. Pubblicità, torniamo subito con voi però. Mambo! Si aprono discoteche, si aprono teatri, si aprono cinema. Non si comprende la ragione per cui non si aprano i tribunali. Migliaia di cause rinviate, cancellieri in smart working e avvocati sul piede di guerra. L'emergenza Covid sta provocando un ulteriore rallentamento alla storica e disarmante lentezza della giustizia civile e penale. È vero che per circa 3 giorni su 5 gli impiegati del settore giustizia sono abilitati a lavorare da remoto, ma non hanno l'accesso agli archivi, perché essendo archivi informatici riservati e delicati, da remoto non possono fare quasi nulla. Quindi, se il sistema non funziona, il lavoro da casa non è lavoro ed è qui che nasce la rabbia degli avvocati. L'avvocato, se non lavora, non guadagna e se non guadagna, non vive. Il personale amministrativo, con tutto il rispetto, chiaramente percepisce lo stipendio regolarmente. Voglio dire, non è che si può fare tutto da lontano. Il processo penale non è un processo che si può fare a distanza. Nel processo penale si giudica l'uomo. Di conseguenza, questo non può avvenire attraverso lo smart working. Una giustizia ingolfata, insomma, che creerà difficoltà e slittamenti anche nei contenziosi legati al coronavirus. E a questo si aggiunge il danno economico allo Stato. Tutto il periodo della pandemia non è stato possibile iscrivere le cause a ruolo. Questo, a mio avviso, sicuramente avrà creato anche dei problemi di natura economica, perché basti pensare che per ogni causa che viene iscritta a ruolo, lo Stato incamera minimo 150 euro. Dal tribunale però fanno sapere di avere l'obbligo di tutelare i lavoratori, dato che sono sedi a rischio medio-alto dopo gli ospedali. Noi abbiamo applicato semplicemente le norme di legge. Abbiamo ridotto già lo smart working, che praticamente oggi in sostanza la maggior parte del personale è già praticamente in servizio, e lo smart working è contenuto a una percentuale al di sotto del 30%. Il ministro Bonafede ha creato un gran caos demandando ai singoli capi degli uffici giudiziari la disciplina e l'organizzazione delle udienze. È tempo che intervenga creando dei suggerimenti e mettendo nero su bianco, voglio dire, delle norme che siano uniformi su tutto il territorio nazionale, perché attengono, ripeto, alla giustizia, che è un diritto costituzionalmente garantito. Allora, devo dire che è plastica, anche la cosa diceva Massimo prima, no? Cioè, i cancellieri hanno 3 giorni alla settimana, possono andare da casa, ma non hanno accesso agli archivi, quindi di fatto la giustizia è bloccata, però appunto c'è un pezzo di paese che se lo può permettere questo. Le persone come Marianna, questa roba qui la vedono col binocolo invece. Io sono l'unico, è meglio che non parli di quello che penso della situazione della giustizia italiana, perché sennò avrebbe scambiato sempre. La usavo come devi posto sapere pubblico. Che ormai nelle prigioni italiane c'è una circolare che apre le celle, no? Durante tutto il giorno. Questo è buono magari per i detenuti di medio rischio, eccetera. Però di fatto il controllo delle carceri ormai è nelle mani dei detenuti. Questa è la verità. La polizia penitenziaria sta all'esterno. Quindi siamo a questo punto. Quindi già
solo questo, altro che questa situazione. È molto grave questa cosa. Beh, insomma, queste sono delle cose che sono evidenti, ma non si raccontano e creano anche delle... Cioè, se tu pensi che nel 2010 nelle carceri italiane erano entrati 10 telefonini, adesso ne sono entrati 1020, già questo... Perché il problema è chi va in carcere, un delinquente, mette in atto... Lo sa che prima o poi ci finisce. Il problema è controllare l'esterno, il proprio potere, e quindi nel momento in cui permetti la socializzazione aperta tutto il giorno a un certo tipo di detenuti. In tutto questa parte qui è la giustizia civile, che è un'altra cosa ancora, che per esempio l'altro giorno scrive ma l'Italia non ripartirà mai Padoan deve darci una risposta, perché ha avuto responsabilità importanti. Ecco, la domanda è banalissima. Ma voi vi chiedete perché le grandi aziende straniere non vengono più a investire in Italia? Uno dei motivi centrali di questa mancanza di voglia di venire in Italia non è solo il caos, burocrazia e tutto il resto, è che se hai un problema giudiziario, giuridico, eccetera, devi passare anni prima di avere una risposta. E quindi è questo. Poi io vorrei chiedere solo a Padoan un'altra: è possibile che persone di grande esperienza, di grande ruolo in Italia, vadano in Parlamento e dico nessuno perderà il posto di lavoro? Ma non è possibile dire una roba del genere, come non è possibile dire abbiamo abbattuto la povertà. Fermiamoci un attimo, perché faccio prima parlare Alan, che però era mi aspetta da un po', e poi arrivo da Padoan che ha due domande da parte di Giletti. Alan, eccomi. No, volevo soltanto dire che Massimo Giletti non ha torto a sottolineare il problema della giustizia civile. Anzi, nella politica italiana si parla troppo di quell'aspetto penale e non abbastanza dell'aspetto civile. E io, visto quello che è la mia esperienza in America o nel mondo, vi dico che l'Italia è un grande paese in termini di industria, con grande qualità di export. In questo momento in America c'è l'atteggiamento i poverini. È necessario fare due cose, secondo me, per aiutare l'Italia. Dopo aver salvato le famiglie e le imprese con aiuti che devono essere estesi fino all'autunno, secondo me. Le due cose sono: uno, la riforma della burocrazia dove incide sugli investimenti delle imprese italiane e straniere. E numero due, la riforma della giustizia civile dove incide sulla capacità di portare avanti investimenti. Insieme con... E ero molto contento di vedere Luigi Di Maio l'altro giorno annunciare patto per l'export, insieme con un piano di rilancio anche dell'immagine dell'Italia molto nei mercati chiave per l'export del Made in Italy. Queste sono le cose da fare, secondo me. Padoan, tema politica giustizia civile. Anche Cottarelli ha fatto un pezzo dicendo è il punto l'altro giorno, lo dicevano sia Massimo che Alan. E poi la seconda domanda è quella su Gualtieri. Come si può fare un'affermazione di quel tipo? Prego. Ma che la giustizia civile sia una delle riforme chiave sono totalmente d'accordo. Vabbè. E lo è da molto tempo, ed è da molto tempo. Perché non che si riesce ad affrontare, governo, secondo lei? Che idea si è fatta? Ci avrebbe dovuto occupare. In passato sono stati ottenuti qualche piccolo risultato in termini di riduzione del numero dei tribunali, in riduzione del numero dei processi e di stringimento dei tempi di conclusione dei processi. Quindi sono d'accordo e bisogna andare in quella direzione. Così come la riforma della pubblica amministrazione, che si deve tradurre in atti concreti. Ne cito uno che, se non sbaglio, è anche nel piano Colao, cioè la questione della responsabilità dei funzionari, dei dirigenti che devono firmare le autorizzazioni per le spese per investimento e non lo fanno perché hanno paura, non si sentono protetti. Quindi c'è un problema di protezione dei funzionari, che non è che non fanno il loro lavoro perché sono pigri, ma perché il sistema di vincoli è tale che li obbliga. Cos'è stata? Inesperienza, eccesso di ottimismo? Perché ha detto quella frase così grande? Gualtieri? Sì. Ma perché è una frase che ha un fondamento di verità. Il problema è capire naturalmente quanto tempo ci vuole per tornare a una condizione di accettabilità sul mercato del lavoro. Lo sforzo che si sta facendo in Italia, ma io direi anche altrove, non dimentichiamoci che in altri paesi la situazione è simile, gli sforzi sono particolarmente difficili. E poi in Italia c'è un problema, che quello che è la nostra ricchezza, per esempio il turismo, è anche una debolezza nelle situazioni di crisi, perché ovviamente
riduce la possibilità di trovare lavoro che richiede prossimità, sì. i servizi, posso chiedere una cosa? Ci avevano raccontato la politica in generale rispetto alla famosa crisi che ci fu dopo la Lehman Brothers e tutto quello che si era detto, no? Se uno va a vedere i giornali, intorno, eravamo nel 2011 credo, esatto. Si vanno a leggere quei giornali di editoriali, di politica, adesso noi non possiamo più accettare un certo tipo di Europa, la BCE deve modularsi in modo diverso, e adesso di nuovo il re è nudo, cioè noi stiamo affrontando anche con un'Europa che non è cambiata. Posso rispondere visto che sono stato problemi. Interrotto? Allora, devo chiedere un favore, le chiedo un favore, mi scusi, è pubblicità, sono in ritardo, la faccio rispondere capito, appena torno. No, devo rispondere. La faccio rispondere appena torno, promesso. Ci salutiamo quindi. Alan, sì, grazie mille, ci salutiamo, grazie, ci vediamo presto, tanto. Pubblicità, torniamo subito con voi. Ciao, Alan. Mambo, caro Sottocorona, aggiornamento da parte mia, piove molto perché Palazzo Chigi aveva un collegamento e ho visto una gran pioggia. Sì, posso tenere informato io a questo punto. Prego. Sì, infatti questi temporali che sono davanti le coste anche del Lazio si sentono anche qui a Roma, quindi qualche tuono si sente, qualcuno sul Basso Tirreno, altri anche al di là dell'Adriatico, però rispetto a ieri ce ne sono di meno. Questo significa che siamo in una fase, diciamo, di miglioramento. Infatti nella seconda parte della giornata di oggi vedete che le piogge ci sono al nord e al centro, ma sono in prevalenza deboli, quindi i temporali si sfogano più nell'ora di pranzo e poi il tutto comincia ad attenuarsi. Domani giornata di piena attenuazione di questa instabilità, perché troviamo soltanto debolissime piogge, vediamo la carta successiva, vedete ampie zone di sereno, quindi sembra proprio un venerdì di ingresso nel fine settimana, di quasi estate, sarei per dire. In realtà non è così, perché guardate la giornata di sabato, si ripresenta nuovamente l'instabilità, non tanto al sud quanto al centro, vedete le macchie gialle, al nord, quindi sabato e domenica saranno giornate un pochino ancora movimentate e instabili. E la settimana prossima faremo un tentativo di far cominciare l'estate. Di bel tempo, vabbè, ma anche lunedì sera bisogna stare a casa, che c'è l'aria che tira. Speciale. Grazie Paolo. Allora, Padoan, prego, eccomi qua. Mi scusi, ma volevo che rispondesse a Massimo Giletti sul tema dell'Europa. Giletti dice che l'Europa non è cambiata. Sì, esattamente. Giletti mi sembra avesse detto che nel 2011 tutti si dicevano che bisognava cambiare l'Europa perché la gestione della crisi del debito sovrano di allora era stata inefficiente. Beh, basta guardarsi attorno per vedere di quanto l'Europa sia cambiata. In tema di politica monetaria sta inondando il sistema di liquidità, in tema di politica fiscale ha sollevato i vincoli del patto di stabilità e i vincoli agli aiuti di Stato. Ha messo sul terreno, speriamo che lo realizzi, più di 1.000 miliardi di risorse perché i paesi le utilizzino per investire. Quindi l'Europa ha dimostrato un'enorme capacità di cambiamento. Io direi che il problema non è tanto l'Europa, quanto i paesi e i governi europei che devono, a cominciare da quello italiano, approfittare di questa situazione per riprendere a crescere e quindi affrontare i temi molto seri di cui abbiamo parlato fino adesso. Grazie. Ma quando arriveranno i soldi? Perché lei ha detto, allora, che io sulla carta dica, anche a mi ricordo il Premier Conte ad aprile, era il 6 aprile, disse abbiamo un bazooka di 400 miliardi più altri che ci darà. Il problema è che io questo bazooka mi sembra una pistola d'acqua. Io vi invito ad andare in mezzo alle aziende italiane, andate a fare un giro nelle aziende italiane. L'Europa, questi fondi, se ce li dà, se arriveranno, e speriamo che arriveranno, parliamo di gennaio 2021, se io sto morendo ho bisogno di un medico immediatamente, non posso dirgli vabbè passerò dopo 3 mesi, e questo è il problema. Allora, Paola, che poi devo arrivare a presentare la nostra immunologa Antonella, sì. Viola. E poi io chiedo scusa ma mi devo allontanare. Che i soldi debbano arrivare è vero sotto diversi punti di vista, ne abbiamo discusso prima in termini concreti, i soldi del recovery plan arriveranno nel 2021, nel frattempo il bilancio pubblico italiano sta, diciamo, colmando un vuoto di risorse, dovremo farlo in modo sostenibile perché abbiamo sempre il debito che abbiamo e che aumenterà in modo significativo.
Va bene, i tempi sono molto importanti in questa fase. Ringrazio molto Piercarlo Padoan. Vi presento la professoressa Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova. Professoressa, buongiorno. È molto importante che lei sia con noi, con me e i miei colleghi stamattina, perché ci sono un sacco di cose che non abbiamo capito, glielo confesso. Adesso mi è appena arrivata un'agenzia tra le mani del ministro Speranza che dice che una seconda ondata recrudescenza non è certa, ma è possibile, bisogna essere pronti, e che Fauci ieri ci ha avvertito, il grande virologo Fauci, consigliere di Trump. Inoltre dice che il virus circola ma prevalenza di casi asintomatici. Però ieri l'OMS aveva detto, udite udite, che gli asintomatici non sono pericolosi o comunque hanno una possibilità molto molto remota di infettare qualcuno. Ma mia, è come il tempo, ognuno può dire la sua stronzata ogni giorno. Mi scusatemi, perché io vorrei montare con grande rispetto di tutti le cose e le controcose che sono state dette dai presunti esperti, perché a questo punto io, chiaro che la scienza è una cosa in divenire, non è che è possibile, non è una cosa che può dire, si alza la mattina e dice una cosa, in alcuni casi, però dire non lo so è una cosa giusta, sarebbe, diciamo, anche auspicabile che uno dicesse abbiamo detto delle stupidaggini, nel senso che non eravamo, possiamo chiedere scusa per, no. Allora facciamo, sarebbe ora, anche adesso, cosa, poi sull'OMS, stendiamo un velo pietoso. Devo sentire la Viola, devo sentire anche Paolo Graldi su questo, stendiamo, perché appunto, pietoso, diciamo che tutti noi siamo stati molto confusi. Dottore, professoressa Viola, le faccio sentire un momento una piccola registrazione del professor Crisanti, che lei ben conosce, dato che venite dalle stesse zone. Ha detto una cosa questa mattina in radio che mi ha colpito. Ascolti e poi sento lei e Paolo Graldi. L'organizzazione sanitaria è un baraccone che va smontato e rifatto da capo, perché finanziato in gran parte da industrie private e da pochi stati. Ma guardi, se lei guarda la curva dell'epidemia che ci hanno in qualche modo somministrato i cinesi, è chiaro che ci hanno somministrato solo la parte finale della curva, manca completamente la parte esponenziale, questo l'abbiamo già fatto notare in diverse occasioni, quindi non mi sorprende affatto questo. Penso che in Cina ha mentito sull'inizio della pandemia e ha mentito sul numero dei casi, sulla mortalità, ha mentito sugli asintomatici, cioè c'è stata una completa mancanza di trasparenza. Allora, professoressa, primo punto, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un baraccone che va smontato e rimontato, alla faccia, prego. Beh, questa lo deve far commentare però il mio collega, diciamo che sicuramente l'OMS non è stato sempre lineare nel comportamento durante questa pandemia, ci sono stati dei ritardi gravissimi, prima di tutto il discorso della Cina, come sottolineava il mio collega, ma anche ricordiamo il discorso delle mascherine, no? Per tanto tempo ha continuato a dire che le mascherine non avevano senso ed erano completamente inutili, e adesso appunto c'è stata quest'ultima dichiarazione sugli asintomatici che non sono contagiosi, che francamente è una dichiarazione sorprendente. Dobbiamo anche dire che però è stata immediatamente ritrattata, quindi il problema è un po' questo, cioè l'OMS è fatto da tante persone e spesso le dichiarazioni del singolo non sono le dichiarazioni dell'intera struttura, e questo capisco che sia un fatto grave, perché quando si rappresenta invece un'istituzione bisognerebbe sempre rappresentare la comunità e non le proprie. Senta, idee. Professoressa, cosa pensa della seconda ondata, delle parole che ha detto il ministro? Allora, la seconda ondata, dobbiamo chiarire che cosa significa seconda ondata. Il virus è ancora in circolo, per cui è possibile che riprenderanno alcuni contagi, visto che adesso c'è una maggiore libertà, una maggiore circolazione di persone tra i vari paesi. È possibile che questo possa accadere verso settembre-ottobre. Perché? Perché cambiano le condizioni climatiche, perché si ritorna al chiuso, si ritorna a scuola. Però la seconda ondata non ci deve essere. Cioè, se noi ci troviamo, cioè, dipende cosa intendiamo per seconda ondata, cioè tornare a quello che abbiamo vissuto. No, questo non deve accadere. Possono nascere dei focolai, ma noi dobbiamo aver imparato a gestire questi focolai, noi dobbiamo essere in grado di identificare immediatamente i nuovi contagi attraverso un sistema diagnostico che funziona e fare immediatamente i tracciamenti per bloccarli, perché se noi siamo di nuovo sommersi da un'ondata, qualcosa non ha funzionato. A proposito di focolai, però, chiedo ancora un momento di pazienza a Graldi, poi arrivo da lui, perché a Roma c'è il focolaio, cioè è una cosa abbastanza incredibile, in un ospedale. I focolai possono nascere. Ma la domanda che vuole farò, facciamo vedere cosa è successo a Roma, perché la domanda che mi sono posta io è: ma proprio in un ospedale nasce un focolaio? Abbiamo capito che è il posto più pericoloso, io mi immaginavo che eravamo blindati negli ospedali, guardate.
cosa pensa di questa situazione che si è creata? Una piccola intervista magari te la devo. Assolutamente no, perché guardi, io sono molto arrabbiata. 70 contagiati, 2 decessi. Nella struttura ormai militarizzata del San Raffaele alla Pisana di Roma, nessuno, tranne il personale sanitario, può entrare o uscire. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e incaricato i NAS di svolgere un accertamento preventivo nell'istituto. Mio marito doveva uscire, invece per questo fatto non può uscire. Sono quasi 2 mesi. La struttura è circondata dai familiari dei pazienti rimasti bloccati all'interno per i tamponi dopo la bonifica dei Covid conclamati. Anche loro si interrogano sull'origine del cluster che risalirebbe a inizio maggio. Quindi o qualcuno del personale, magari asintomatico, o magari qualche paziente che era stato trasferito da un'altra struttura, da un altro ospedale. Delle persone che stanno qui dentro, che sono capitate qui dentro, venivano da altri ospedali e sono risultate positive. Quindi il terrore è che ogni ospedale sia in queste condizioni. Gli ex pazienti si accalcano l'accettazione per avere chiarimenti sul perché la struttura non sia stata chiusa prima del 5 giugno. Ho fatto le RX, non mi hanno avvisato che era così, mi hanno fatto entrare, invece dovevano dire attenzione, c'è questa situazione, vuole può andare via, invece il 4 mi hanno detto venga, venga, ho fatto le RX. È preoccupato? No, assolutamente no, incazzato. Vedete, dopo il 3 giugno qui non sarebbe dovuto entrare nessun altro. Nel vicino ospedale Forlanini continua la processione di auto per i tamponi. Congiunti dei degenti, ex pazienti, sono stati già fatti 2300 esami. Perché a lui se lo avvertivano non ci andava, perché io ho sentito che qualcuno già aveva avuto qualche cosa. Dottore, ho fatto l'esame sierologico e è risultato che recentemente ho avuto qualcosa. È una cosa abbastanza importante, cioè che bisognerebbe prevenire determinate cose. Non abbiamo imparato niente da quello che è successo al nord. Questa frase è terribile a mio parere, sento Graldi e poi la professoressa Viola e poi anche Massimo, non abbiamo imparato niente, cioè sembra impressionante, no? Che siamo in questo caso, per carità, piccolo, ma siamo tornati al punto di partenza. Paolo? Sì, fa veramente impressione perché coglie esattamente il punto, e cioè abbiamo imparato, capito che soprattutto l'alta contagiosità del virus è il vero grande pericolo, e invece continuiamo nelle strutture che dovrebbero essere le più avvertite, più sicure, le più protette. Abbiamo anche la Movida che dà il suo contributo, ma è lì, magari se i vigili urbani della Raggi fossero più presenti qualcosa risolverebbe. Ma negli ospedali la filiera delle dichiarazioni avrebbero dovuto avvertirmi, dovevamo sapere che non era era pericoloso presentarsi, non è stata attuata. Quindi evidentemente le barriere non ci sono, e non ci sono dall'inizio le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, perché se è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità con le sue contraddizioni si è rivelata o si merita l'appellativo di baraccone, è vero anche che in Italia noi ancora non abbiamo delle linee guida. Solo ieri in una trasmissione abbiamo capito in modo definitivo che i guanti per chi, esatto, come noi, è incredibile anche questo, hai ragione. Professoressa Viola, perché andiamo a raccogliere, poi ci tocchiamo. È così. Professoressa Viola, ci spieghi un pochino, perché appunto l'ospedale, il focolaio nell'ospedale ci rende attoniti questo.
Allora no, l'ospedale come sappiamo è uno dei posti proprio dove può svilupparsi più facilmente un focolaio ed è uno dei motivi per cui va tenuto sempre sotto controllo. Cioè in Veneto noi stiamo facendo tamponi regolarmente sul personale sanitario, infermieri, medici, ma anche sui ricercatori che lavorano in ambito più a rischio, diciamo. Per esempio il mio gruppo lavora su Covid-19, noi veniamo tamponati ogni settimana. Per cui questo è quello che bisogna fare, cioè prevenire gli eventuali contagi, perché il virus circola, il virus può entrare in ospedale, ma noi dobbiamo immediatamente identificarlo proprio per non fare gli errori che sono stati fatti in passato. Scusi, ma il fatto che gli ospedali sono così fragili ancora ci dice quello che dice Paolo Graldi, cioè che mancano delle regole uguali per tutti, diciamo, tra virgolette. Allora, in ospedale entrano tantissime persone, per cui è uno dei posti dove c'è appunto maggior rischio di contagio. Inoltre c'è un contatto diretto tra il medico, l'infermiere e il paziente. A volte questo contatto non è possibile farlo in totale sicurezza, quindi è uno di quegli ambienti chiusi dove le persone stanno per molto tempo. Quindi lei dice verificare, la cosa è importante, verificare continuamente. Vanno fatti tamponi, vanno fatti regolarmente al personale sanitario e ai pazienti appena entrano. E la risposta allora, del tampone su questo avremo un altro bel capitolo, professoressa, perché in Veneto ne fate parecchi i tamponi, in altre parti d'Italia è molto più complicato. Vado in pubblicità, ma c'è una domanda di fondo che dobbiamo poi farci anche con Massimo Giletti. Adesso le responsabilità deve capire la magistratura? No, davvero una politica non è capace di capire cose che non ha funzionato? Pubblicità. Mambo italiano. Mambo italiano. La professoressa Viola ha spiegato cose molto, molto sensate. Detto questo, oggi noi ci troviamo in una situazione in cui sugli errori della politica dovranno giudicare i magistrati. Ho pochissimo tempo, vorrei una risposta flash, sia di Massimo che di Paolo su questo. Graldi è molto più esperto di me, è stato direttore per tanti anni, però se un paese arriva a risolvere i problemi tra Stato e Regioni con la magistratura si è fallito. È veramente un paese che ha poche speranze, è assolutamente inconcepibile per me. Paolo? Vero, sono d'accordo, aggiungo solo un fatto, che i racconti che ci sono stati fatti anche nella tua trasmissione sono raccapriccianti. È chiaro che, come dice Edgar Morin, purtroppo in Italia tutto finisce in tribunale, forse è il nostro destino. Tu, Edgar Morin, lo conosci benissimo, sai quanto purtroppo abbia ragione, però anche se non piace, è ovvio che la magistratura dovrà andare a vedere che cosa non ha funzionato. Spero che lo faccia in fretta e con discrezione. Non mi sembra. Senza fornire benzina materiale per la propaganda. Non mi sembra che sarà così. Non credo che sarà allora, così. Allora, vi ringrazio tutti. Grazie Paolo Graldi, grazie professoressa Viola. A prestissimo. Massimo Getti, ci vediamo presto. Noi domenica con te lunedì sera. Domenica sera con Massimo Getti e lunedì sera con me. Grazie a tutti voi. A domani. Mambo Italia.